Qua. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, in extremis. Ben venerdì, ben ritrovati, eccoci qua su YouTube. Con doppia gamma siamo tornati, cambiato il cavetto. Beh, bastava il cavetto, non è che cambiato il cavetto, siamo tornati, eccoci all'attivo. Aspetta che sistemi, sei un po' più dritto. Oh! Ci abbiamo, cioè allora non siamo neanche riusciti, perché quel bastardo maledetto del Fiorentino serve, ma prego, posso far vedere l'altra? Sulla scatola, sulla scatola. Vedere perché è di quell'altro oscurato, quale è The Don? The Don, sì. Praticamente sono arrivate due 3070 in anticipo, una Gaming X e una Ventus. E vi racconto com'è andata. Vai, racconta tu, allora, vai. Davanti al Fiorentini c'era un ragazzo che, vabbè, non ci segue, non conoscete. È andata così, lo chiamo per la Gaming X, 3070 Gaming X, lo chiamo e dico: ciao, senti, stavo in lì, mi fa: guarda, io vado 6 mesi in Danimarca. Dice: quindi quando torno ci penso. Ho fatto: vabbè, eri il primo dalla lista. Il secondo era quello sculato maledetto del Fiorentini, che ovviamente neanche gli ho chiesto se stavo la prende. Su Telegram ho scritto a lei: c'è il culo, non te dico come, vi è tappia sta scheda. E poi c'avevo questa, sta 3070 Ventus, comunque Bivento, non è che dici, sai, stai dando la monnezza. Insomma, c'avevo sta lista di 25 persone e sai, comincio a chiamare. Il primo: no, l'ho già trovato. Il secondo: no, ma la consegnano sta settimana, ormai ho pagato. Il terzo: non mi ha risposto. Il quarto: non la voglio più. Il quinto: voglio solo la Gaming X. Il sesto: ma non c'ho i soldi. Quante me l'hanno detto? Il settimo: no, costa troppo. Ho fatto: ma scusa, ma il prezzo ce l'ho sul sito. Ma io ho visto che costa 5,49. Sì, nei tuoi sogni. Poi vai avanti, ricominci il giro, vai avanti. Quello non ti risponde. Quello che è, quell'altro: no, costa troppo. Alla fine sono andato giù. Al numero 30 c'avevo The Don che mi aveva dato, pensa, stamattina mi ha scritto e mi ha detto: ah, Samuele, che sono arrivato. Samuele, sì me la pio, però è solo la Gaming X, perché vabbè, fa come te pare, Samuele. Ok, ciao, parla un po' strano Samuele, visto? Sì, vabbè, insomma, alla fine Samuele, ti posso dire, sei il primo per la Gaming X adesso, questo te lo posso certificare. Non so, capito, dai. Samuele, quindi la prima che arriverà, la tua non so quando, però arriverà. E arrivo l'ultimo The Don, che mi ha lasciato, pensa, al numero 3 ore prima. Lo chiamo e mi fa: cioè, mi stai a piangere, perché to, da adesso so qual è la situazione. Ho fatto: oh, per una congiunzione astrale te la ripia. Mi fa: certo, che me la prendo. E se è presa, è questa qua. Che di, fai tutti i lati. Quindi sono arrivato alla fine, poi ovviamente la lista stava depennata, sono rimaste 7-8 persone, perché tra quelle. Poi uno, poraccio, non mi ha risposto, mi fa: stavo al lavoro, ma l'avevo troppo tardi. Beh, ho detto: io te l'ho detto pure, qui tu mi dai il numero, e questo lo dico per tutti quelli che stanno in lista. Io non è che poi mi metto a mandare i messaggini, io vi chiamo quando leggi CFX, devi rispondere per cose importanti, se non rispondi si scarrella oltre. Allora, intanto ciao Ivano, ciao Ivuzzo, questi due, poi anche ciao a tutti gli altri naturalmente, che l'ho letti prima, me l'ho tenuto in canna di saluti, sennò poi dopo mi riperdo. E dice: ma quando dovrebbero arrivare le altre? Ciao Berserker. Ma tu sei in lista? Francesco. Ragazzi, Pato, sei in lista? Ve lo dico sempre, stavolta ve lo dico di nuovo. La lista si chiama No Sognatori, No Perditempo. Il prezzo sta sul sito, se vi piace è quello, se non vi piace non ci interessa, il prezzo è quello. È inutile che vi fate mettere in lista se poi vi chiamo come quelli di oggi, la scheda costa troppo, è sempre stato quello il prezzo. Se voi state aspettando che la scheda diventa verde sul sito e fate avanti, avanti, avanti questo, fino a dopo Natale, anche oltre, ve lo scordate. Questo tipo di vendite, al giorno d'oggi, per quante ce ne danno, va su preordine per questa, va su preordine sulle 3080, va su preordine sulle 3090, va su preordine sui processori AMD, tutti, 5.6, 5.8, 5.9, 5.950, tutti così, e per la serie 6 di AMD. Vi dovete mettere l'anima in pace, se la volete decidete un negozio, ve lo do proprio come consiglio. Se non mi piace CFX, va bene, prendila da chi vuoi, però date il nome, consiglio che vi dà zio Fabio, quando prenotate la scheda, o da un negozio che fa come noi, che non si prende l'acconto, oppure da un negozio che si prende l'acconto, 100-200 euro, sì, ma non datela a chi dice: ma la paghi tutta se non te la preordino, perché poi dopo state senza 2-3 mesi e poi dopo state impisciati. Poi c'è il lockdown, poi non si lavora, poi dopo venite a piangere che vi siete comprati la scheda video da 1000 euro. Oggi sto carico. Oggi sembra Mastroda, sì. Sto, mi dà la spinta, eh? No, perché poi dopo non mi voglio telefonate, vi diamo anche con la 3070 la batteria di pentole in acciaio inox. Non trovo nessuna batteria. Settimana prossima, ve lo dico perché ce li ho liberi, me ne arrivano tanti. C'ho i processori AMD, chiaro?
mi mandate gentilmente un'email, nome, cognome, telefono e quale processore volete. Non mi scassate per il prezzo perché li ho pagati un botto. Se lo volete, vedete il prezzo sul sito. Se vi piace, mi date nome e cognome. Io lunedì, martedì, mercoledì vi chiamo e vi dico: è arrivato il professore, te lo viene a prendere. Poi non mi cominciare a fare: vengo tra mese, settimana prossima, non c'ho i soldi, ti do 5 euro. No. Comunque, sempre scritto, il titolare è facilmente irritabile. Poi dice Lorenzo Pesce, dice stavi carico pure stamattina al telefono. Luca Civita dice, oh, sembri me oggi. Sembri Luca Lorenzo Civita, cioè. Pesce, perché tu sei uno di quelli che ho chiamato? Che Può stavi in essere. lista per cosa? Stamattina ho chiamato 30 Grande persone. Ollone. Ah, ecco, Lorenzo Pesce è Ollone, il mitico Ollone. Allora, che mi ha detto il tecnico stamattina? Allora, ragazzi, per farvi un sunto rapido per chi mi ha seguito ieri sera su Twitch, che ho problemi con la linea da un paio di giorni. Sostanzialmente il tecnico è venuto. Io ho un problema che va dalla tratta dal portone a dentro casa, quindi non dalla centrale a casa. Quindi il cavetto che va dal portone dentro casa, dicono che si è danneggiato. Questo mi ha smontato mezza casa e poi mi ha detto: bella, chiama l'elettricista, devi sfilare il cavo e ripassarlo. Pensa che c'è gente, ma tu questo non lo voglio. Allora rimani con la tua 1050 diari. E niente, quindi di fatto devo cambiare Tanto sto c'è il cavo. dilemma. Oh, che c'hai da dire con No, la 1050 di 1050 Ayash. di Poi, intanto ragazzi, uno mettete like. Quindi, per risolvere il problema, cosa ho fatto? Ho fatto la disdetta a Fastweb e ho fatto la richiesta d'attivazione a Tim per la Gigabit. Mi verranno a mettere, il tecnico verrà a casa mia, ve lo dico già, il 13 di novembre la mattina. Questo tra le 8 e mezza e le 11, vuol dire che alle 7 meno un quarto quello starà lì fuori. Che vi ho detto ieri che il tecnico mi va presto, stamattina mi ha suonato più o meno alle 9:20. Ma tu nel frattempo come fai? Guarda Nel frattempo o col cellulare o uso che i. abbiamo router 4G, perché non te pigli quello? Potrei pure prenderlo come ho fatto l'altro. Tu? Ah no, perché tu devi sapere un'altra cosa ulteriore. Quando io ho provato a connettere il wifi della scheda madre al cellulare, io dico ok, il cellulare per farlo prendere lo metto più vicino alla finestra. Ho preso le antenne della scheda madre, c'ho una cosa della MSI nel cassetto, insomma, ancora avercela, l'ho presa in regalata della Ace. L'ho presa e l'ho avvitata alla scheda. Come l'ho avvitata, la scheda di rete è crashata, mi dà triangolo giallo, ristalla i driver, riavvio, funziona più il wireless. Zompato totalmente. Non Zompa, cioè, si è possibile. rotta. Cioè, avvitando le antenne, si è rotta la scheda wireless. Mo non so se sbragando si risolve, ma ristallando il driver non si risolve. Da vedere, portano Quindi. l'assistenza. Aspetta che c'è Gerardo, ha detto mi puoi. Allora, signor Fabio, che è questa storia del cavo sottomarino per internet della Sicilia, dato che ho visto un pezzo di live? No, era una battuta, Gerardo, era nel senso. Già siete conne sarete connessi con un cazzo di cavo sottomarino per quel pezzo di stretto maledetto. Quello succede quando Karash lagga, ci devi andare un po' certo, pesante. È solo voglio una cosa personale tra me e il Karashone, tranquillo. dire. L'antenna Sì, l'ho non si ricevuta bene, connette. dopo ti Mai a rispondo. scheda accesa, regà. Ti dico la verità, Giuseppe, non è la prima volta che lo faccio, quindi è strana questa cosa. Comunque, vabbè. Non eri in debito con Tim? Sì, di circa. Sì, io c'ho un contenzioso con Tim per causa loro. Ha messo dell'antenna 5,8 non da 2,4, ma in teoria non ci dovrebbe entrare niente. No, 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 è quello, è l'antenna che ti dà MSI con la sua scheda madre, quindi no, Quanto sono schizza? quelle. Quindi l'ho fatto a nome di mia mamma. Sostanzialmente ho messo tutti i miei dati di pagamento, la mia mail, il mio numero di telefono, però il nome da cui intestare il contratto l'ho Sì, fatto a nome te lo sta bene il di mia mamma. A collegamento, sua aspetta, insaputa, tra lo l'altro. Chi è? alzo. Allora. È l'Arieware. Sì, ciao. Guarda. No, Ma non si può di niente senza riavviarti. guarda, Stasera me la paghi tutte non è Karash, uscito se non nulla ti di fai vedere nuovo perché stasera. poi io ho Stasera io e provato te l'altra Karash andiamo scheda di Windows sulla ricognizione. tua perché dopo che Andiamo di facevo il formatting ricognizione alla a scheda di Troioschi Windows, e ci andiamo col però ho BMW, provato te la tua lo scheda dico. su un altro PC e non l'ha Solo fatto, io e e te, un'altra non scheda di voglio un PC nessun non altro l'ha al mondo. fatto. Quindi ho detto ok, non Il si sa, Nico ho dice rimesso che la ha fatto i tua pallet e sul tuo dice che ha PC e spedito, non lo però fa non ha detto che adesso, non sa quando mi quindi arriverà la roba. sto ancora Io ho cercando. detto finché non mi arriva non te la pago. Mo, vediamo un po'. Mo sto Comunque, amici, aspettando, io in niente. Quindi teoria poi il PC tuo aggiornerò. è pronto, nel senso Stefano l'ha anche ricablato. Va bene. Sei Ma ancora a in te che ci tempo? Vuoi mancherà? che ci mettiamo delle Va. Antec Prisma Vai e ti mandiamo tranquillo. il PC Va lunedì? Io la bene, va butto bene. lì, Grazie a eh? te. Non A dico dopo. altro, Ciao, ciao, rifletti su ciao, ciao. quello che ti ho appena detto. Ok. Come la vedi? Che cosa? Amici, montiamo 7 belle Antec Prisma e gli mandiamo il PC. Ah, beh, sì, potrebbe anche essere questo, amici. C'è un PC fermo che Per costa 7.000 aspettare euro dell'evento per delle d'Airbus. ventole. Insomma, va bene, Nico. Cioè, una volta avevo Grande riavvio il Rossi, PC, sono una volta l'avevo contento. listato, ha smesso di funzionare così a caso. Sì, lo so, ma guarda che il mondo informatico è veramente particolare. Guarda, Tizio, non cedere.
No, lo posso bannare? Sì, bannalo. Ross dice: Fabione 3080 montata e va una bomba. Perché ho visto delle foto su Discord. Su Discord, sì. Metti utente in time out. Ciao tizio, è stato bello. Giusto. 300 secondi di becchi di fai tutti. Fammi vedere Stantec Prisma e guarda. Stai ho risolto? No, non ho risolto. Guarda. Attenzione, attenzione, se abbiamo il vantaggio. Abbiamo un amico che sta guardando delle ventole della concorrenza. E tizio mutato. Tizio che non può dire mo nulla. Mo' che sta la spammando prima. No, tizio no, può no. Dire nulla, certo. Aspetta altri 7 giorni. Vedi se tra 7 giorni non ci sono. Così. Poi niente, raga. Quindi niente, con la linea internet così. Il 13 dovrebbero venire a fare il cablaggio. Poi spero che me l'attivino il più breve tempo possibile. Mo' sta settimana cercheremo di traccheggiare un po' come ci si riesce. Ecco. Andiamo a Troioschi, è figurativo. Cioè andiamo su Days, chiaro? No, perché sennò sembra brutto. Lo posso saltare subito senza fare nessun aggiornamento BIOS e che non costi. Già Lux, hai usato delle parole che cozzano tra di loro. Una schermata è pronta all'uso e che non costi un botto. Devi comprare comunque sia almeno una B550, cioè minimo ci rispende 250 euro e ti mette in conto. Sì, Quartex FTTH. Sì, sì, quella devono montare. Sì, Ciccio, alla fine era l'unica strada anche per oggi. Benny, c'è la storia su Instagram 21:15, perché non mi followi? Perché? Ma una Mac del 2009 l'ho ritirato, ci faccio il brodo. Lo ritiriamo, certo. Te do due spicci. Detto proprio come si dice tra di noi. Come fare adesso per disdire la vecchia linea? Niente, come ho fatto? Tornavo sul sito di Fast Web, io sono passati 48 mesi, scusi, sì, 48, no, che cazzo, 24 mesi, sono andato, ho fatto Discord, ciao, richiesta di disattivazione, 30 giorni per elaborarla, ciao, grazie. Mo mi chiameranno, dico, perché te ne vuoi? Perché funziona cavolo? Che cavolo te ne vuoi? Stamattina è pure il tecnico. Tu li stai a mollare, cioè loro hanno risolto tutti i loro problemi infrastrutturali, adesso c'hai problemi te su un cazzo di cavetto e l'hai mollato, sei pessimo. No, che sono pessimo, scusate, io c'ho una fibra 200. Il primo mese è andata a 180, quindi scaricavo a 22 mega al secondo. Dopo il primo mese è calata a 100, quindi mi segna 80 in speed test e scarico a 11 mega al secondo. Ho fatto 7-8 chiamate dicendo guarda che c'è qualcosa che non va. Stai dentro la banda minima garantita. Era così, fisso, tutte le volte. Alla fine mi sono dovuto accontentare e stavo con una fibra 100 quando io comunque teoricamente dovrei arrivare a 200. C'è un problema, viene il tecnico, lo guarda, lo dice, ci guarda, il problema ce l'hai qua, guarda, il cavo passa nel corrugato sotto al pavimento, il mio vicino. E allora, comincia a rimettere la roba dentro la borsa, chiama l'elettricista, ciao. Cioè, e mo, niente. Ma Gerard, sia su Steam, poi dovrebbe esserci pure su Instant Gaming, io vabbè, l'ho comprato anni fa, però anche su Steam mi pare sta a 32-33 euro, No, non è la saturazione, Spizzo, cioè è un discorso che secondo me c'è qualche cosa che non va, mo sicuramente ci sarà dispersione, deterioramento, quello che è, però di fatto se viene in tecnico controlla e poi se ne lava le mani dicendo qui è il problema di chiamare l'elettricista per cambiarti il cavo, il doppino telefonico che va da fuori al portone a dentro casa, affari tua, ciao, grazie. Che ne so, te dico, prendimi un altro appuntamento e dimmi sì, dobbiamo venire a... Cioè, non lo so, però vabbè, di fatto ho detto, senti, dovresti arrivarci con la gigabit qua. Mo, siccome loro hanno cambiato l'accordo, come ha detto Max il Cavalli martedì scorso, ha detto, Fast Web non lavora più con Flash Fiber. È vero, perché se tu vai sul sito Flash Fiber, gli metti la mia via, ti dice che sono coperto sia da Team che da Fast Web, perché ancora non hanno aggiornato il sito. Poi se vai invece sul tuo account Fast Web, ti dice che la fibra non ti ci arriva, arriva a te, arriva al massimo, che fibra misto rame, massimo 200. Ciao, grazie, io sono andato e ho messo Team. Mo' Team spero che mi mettano la gigabit. Che io ho scritto che gigabit, ma loro ti dicono pure. Se non riusciamo a mettere la gigabit, te mettiamo la massima che potevo mettere. Se mi rimetti fibra 200, li mortacci. Vabbè. Mi sa che il Team Edizio sta scricchiolando. Attenzione! Così loro, lo so che non lo fanno per nessuno, però non me, a me non mi va bene. Dice, devo lavorare, quindi io vado dove va meglio, dove si sta meglio. Comunque, vi dico pure qua, cioè, Fast Web purtroppo... C'è un problema, secondo me, deriva dal fatto che Fast Web c'ha la sua sottorete, quindi questa cosa crea problemi un po' con tutto, crea problemi con le telecamere se non c'è l'IP fisso, rompe un po' le palle, è come che sono di più le cose che si possono rompere. Io vi dico, qua al negozio noi mediamente 3-4 volte l'anno viene il tecnico, poi vabbè, uno diverso dall'altro, alcuni meglio che non vi sto a commentare, Stefano ormai conosce tutti. Poi pure l'altra sera avete visto di come fermo un negozio per far shitter e stava a divertire 130 persone, bam, me l'aveva portante, ma non si può fare. Che magari saranno connesse 4-5 persone in più. Oltre che abbiamo una 200 che va a 100, pure qua. La portante segata. Che vuol dire, caraccio, non c'entra nulla. Flash Fiber è fasto che il problema è la via che inserisci. Sì, no, lo so. Però fino a inizio settembre
avevo visto sul sito Flash Fiber che Fastweb copriva la mia zona con la gigabit, quindi ho chiamato Fastweb e ho detto vorrei mettere la gigabit, mi fa non ancora, non è ancora disponibile da metà settembre, io ho aspettato fino a fine ottobre. Mo che è successa sta cosa che non, loro non trattano più il cavo passato, la centralina passata da Flash Fiber, non so di preciso come funziona, però di fatto non te la possono mettere. Io adesso ho FTTC, però con TIM dovrebbero mettere FTTH. Capito? Perché sul sito TIM ti dice tu sei coperto dalla gigabit. Se vado sul sito Fasto e dico no, tu sei coperto dalla fibra misto rame massimo 200 mega. Perché? Perché vuol dire che non lavorano più sfruttando quel cavo che ha passato Flash Fiber. Non so mo come funziona, però ad Adizio è tornato, vabbè. Ciao, ciao Don, ciao Dino, ciao, sì, comunque sì, la B550 Tomahawk esce, in teoria dovrebbe uscire già con BIOS aggiornato, ma non so se da subito lo prende, lo supporta senza aggiornamento BIOS, però uscirà un BIOS per aggiornarla. Prima che troverai sullo scaffale una scheda che compri, c'era già il BIOS aggiornato, passerà un po' di tempo. Te lo dico, quelle di Amazon partono molto indietro. Se te la compri su Amazon la B550, ovviamente il BIOS non ce l'ha aggiornato. Questo succede sempre così. Fidati, non è così. Flash Fiber è TIM, è fasto, beh, dipende la via che metti. Non ho capito, Carascio, cioè io te lo spiego in maniera più semplice. Se io vado sul sito di Flash Fiber e metto la mia via, mi dice sono coperto dalla gigabit e ti dice i due gestori che la coprono, che la possono sfruttare, sono TIM e Fastweb. Infatti quando ho chiamato Fastweb la prima volta mi ha detto ancora non la puoi mettere, però a breve sì, quindi prova fra due settimane. Adesso Fastweb proprio mi dice che non la posso più mettere, quindi è cambiato qualcosa, sarà un accordo, che cosa deve essere cambiato, scusa? Quello te sto di. Dipende dalle zone in realtà le linee. D'occhio questa cosa con Fast per soffigli ti fanno pagare la portabilità anche dopo 20. Lo so, ma io per quello che ho un contenzioso con TIM di circa 700 euro fanti e non l'ho mai pagato, perché quando me ne sono andato, perché loro mi chiedevano dei soldi impossibili perché ho cambiato gestore del telefono cellulare. E loro, secondo loro, io mi dovevano applicare dei sconti che mi hanno fatto perdere a casa. Boh, non lo so. Però vabbè, io questo te sto a dire. Io alla fine vado dove? Sul sito che mi dice te la metto. Perfetto. Quindi comunque ho fatto la richiesta per TIM. Se vengono e mi passano quel cavetto dal... Io ho visto che sotto al citofono fuori al portone c'ho una scatoletta che quello di oggi mi ha detto questa è quella della gigabit. Se quello viene col cavo pilota, invece di ripassarmi il doppino, quel rame vecchio, mi passa quello della fibra, della gigabit, mi passi direttamente quello, capito? Non è cambiato nulla, il problema è il call center che chiami, il fatto uno ti dica sì. Ma in realtà non è un discorso di call center che chiamo, in realtà è un discorso del sito che fa un check. Io sul sito Fastweb, se lo faccio, non mi dice che non la posso mettere. Cioè se io vado sulla mia linea Fastweb, sulla mia Fast Page, e dico cambia piano tariffario, cambia piano, loro ti dicono tu già possiedi la migliore come si dice, offerta possibile nella tua via, nel tuo indirizzo. No, ma io ho fatto con TIM, ragazzi. Aspetto che mi mettono TIM, testerò anche TIM. Che devo fare? Tanto passo, beh, io sono passati 24 mesi, sono scaduti il 22 d'ottobre, i due anni che sono stato con loro. Perché se già cliente... sì, però se io vado da sloggato sul sito Fastweb e metto il mio indirizzo, mi dice che non sono coperto dalla fibra, dalla gigabit, capito? Cioè vai da sloggato, un utente vuole fare una nuova attivazione. B550 Game Plus si può montare? Sì, si possono montare, la scheda è... c'era un po' meno cose, però comunque il chipset è quello, quindi sì. Siamo su YouTube, cuccia. Comunque è stata follow... lo so, dopo, ma poi io team non l'avrei fatta mai troppi costi. Sì, è vero, Carascio, io ci ho già passato e mi hanno spillato un sacco le soldi, però se la tieni a bada, io ho fatto un'offerta che costerà 29 al mese, io faccio e sto pagando 34, se con 29 mi metti la gigabit e poi dopo un anno me la passi a 35, non mi va bene, tanto non c'ho niente, non c'ho nessun'altra offerta, cioè io ho tolto tutto che mi potevano dare, wifi, leva tutto. Comunque sono assurdo che poi la metà FD rispetto alla DSL costa la metà perché adesso è tutti nuovo abbonato.
Se ti danno la gigabit, io punto a quella. Il mio risultato finale deve essere la gigabit. Poi che mi costa, ciao Aldo. No, scusa, è che siete troppi. Se mi costa poi 40, fa niente. Cioè, purtroppo capisco che è un mezzo di lavoro. È un mezzo di, cioè, ormai ad oggi è fondamentale. Io senza l'internet dentro casa non posso manco spengere le luci del salone. Poi le spengo uguale col tasto, ma io i tasti dell'accensione della luce del salone non li uso mai, perché uso Alexa o il cellulare senza wifi, quindi senza internet, non mi funziona. Quindi io quando vado in camera da letto e mi metto a dormire, io le luci del salone le spengo con il tastino. Quando esco di casa o rientro a casa, le luci si accendono da sole quando sto rientrando e si spengono quando me ne vado, perché si allontana il cellulare. Senza wifi sta cosa non funziona, tu accende e spegne col tastino. Ma ti ho detto, cioè, per il discorso di connettività di casa ad oggi, tra Sky, on demand e tutto, grande Giuseppe che entra nei fingeronati, ciao Aldo, e quindi non è fondamentale, dai. Poi al di là che noi la utilizziamo per giocare, per svago, per vedere se in film, per lavorare, perché lo streaming lo considero sì uno svago, un bello svago, ma è un bel lavoro, quindi comunque è un lavoro dove ti diverti. Se mi togli tutto questo, poi mi ci rode non poter fare una gara in campionato, non poter fare una streamata o farla con innumerevoli problemi, insomma. Che diva. Comunque, io da vecchio cliente team sono passato a buono con la stessa cifra. Guardo tutto, anche lo sport di Sky. Sì, ma guarda, quando cambi becchi sempre delle offerte. È buono cambiare di volta in volta per approfittare delle offerte che danno ai nuovi abbonati. Quindi è giusto, infatti io ti dimostro il fatto, io con Sky tutti gli anni do la disdetta, poco prima che mi si stacca mi chiamano, mi dicono perché ne vai, costa troppo, ah ti faccio questa offerta e dura per un anno di qua e di là, e io dopo 12 mesi, quando all'undicesimo mese mando una PEC dicendo faccio scadenza nuova del contratto, disdetta, mi richiamano, perché è lo scazzo, lo devi fare, però così almeno ti fanno sempre un'offerta. Ah Mirko, peccato che inizi la quarantena, io già me l'ho fatta. Sì, ma al di là che poi spegne la luce con tutti i cristiani, era un esempio generalizzato di tutte le cose che puoi fare con la linea internet a casa. Senza linea ad oggi sta un po' tagliato fuori dal mondo, lo so Johnny, non fa niente. Il modem sì, lo devi prendere per forza incomodato con la TIM, che in realtà te lo fanno pagare, però rientra in questi 29 euro che tu paghi ogni mese. Poi se disdici prima devi pagarglielo per intero, ma questo è una cosa che già so. Comunque, a volte sei obbligato a fare quello che ti chiedono, a fare una romana, situazione aberrante, la team con connessione FTC fino a 1000 metri dall'armadio, è vero. Ciao Vincenzo. Quindi oggi, comunque, forza con like, ragazzi, siamo 2,63. Ciao Cristiano. Ah, poi fatemi una cosa. Io poi prima stavo a parlare pure con Fabio di quel mio progetto, del mio canale, quello personale, e ve lo metto qua, ragazzi. Vai. No, non è cliccabile, peccato. Follow quade. Punto tv / mettiamo un po' di follow, dai. Grande Alex, che si resabba intanto a Twitch, Funziona questo? Ah, questo dovrebbe funzionare. Ben pomeriggio. Sì, vai. Puscialo. Allora, basta, non esageriamo. Una volta sola basta, qui stiamo su YouTube. Basta. Va. No. Poi rimosso. Ho sospeso il cucciati. Mi sono sbagliato. Ma grande vice, che portare un canale solista, ma più o meno le stesse cose. Poi magari inizio una storia di qualcosa. Mi dispiace, no. ho cercato il cucciardone. Come scriverà Morello, non so se mi sta a vedere. Lo so, caraccio, lo scrivete per favore. Il gruppo di moderatori, guarda, era bellissimo, purtroppo la chat è slittata, ho cliccato male, è fatto male YouTube sotto questo punto di vista. Che devi fare? Ciao Davide, ciao Franci. Stefano, c'è ancora spazio per altre locandine? Sì, guarda là, guarda che bella Wall of Fame, non troppe perché in realtà in basso poi ci vanno a finire generalmente i PC, i mucchi.
Sì, Francesco, si può prenotare. Manda una mail, Francesco. Scrivilo che sei del gruppo dei social. Grande pure Kira che si resabba. Grazie, Kira. Speriamo che te l'attivano. Io ho team ultra FTTC 30 mega stabile. Prima avevo... Vabbè, sì. No, a me mi dice sto coperto. Mi dice poi se non riusciamo ti mettiamo il massimo. Ma io con team in realtà andavo a 200 mega prima. Erano 200 reali. Poi ho messo fast e beh, c'è andata per pochissimo. No, la PCI Express 3 non va a limitare assolutamente le prestazioni delle RTX 3000, dato che ci sono le 4. No, perché la RTX 3000 non riesce, non la sfrutta neanche appieno la PCI Express 3, quindi vai tranquillo. Vai tranquillo, puoi stare tranquillo. Stai, spero che hai chiesto. Non so, io non ho chiesto nulla, a me mi hanno fatto fare la cosa e mi dicevano quello che te davano. Non mi interessa, ma tanto io mi dai quel modem, io poi ci ho connesso un Nighthawk della Netgear per gestire wifi e quant'altro, quindi di fatto il modem mi serve solo per codificare l'ingresso della linea dal muro, poi dopo il resto, e c'è sta il PC connesso, per il resto sull'M2 si perdi, sì. Stefano, posso spiegarti perché da 180 si passa a 90, gli armadi stradali il 50% dei posti va a 100 mega, 50% a 200, se finiscono i posti 200 per l'attivazione delle utenze continua. Ok, no, l'ho capito Filippo, il problema perché proprio ho capito, però allora che fanno tutti? Le fanno prima vedere a 200, poi dopo un po' questo l'avevamo messo, dopo un mese stacca, metti a 100, metti un'altra a 200, cioè così però è una sola. Le vedo molto bene queste 6800 XT e poi se lavorano in combinata con i serie 5000 hanno fatto un bellissimo passo in avanti. Ma non tutti, cioè pochi in realtà sfrutteranno l'accoppiata nuovo processore nuova scheda video perché è una bella spesa. I prezzi comunque, come dicevamo, si sono molto di molto allineati e avvicinati a quelli Nvidia e quindi di fatto per il futuro comunque lo vedo molto roseo per il discorso AMD. Lo dicevo prima al Fiorentini, per me fra un annetto e mezzo così, se non esce niente di impressionante nuovo, potrebbero messi insieme, messi in ecosistema e con un adeguato supporto per quanto riguarda le case dei giochi. Per quanto vi parlo per il discorso videoludico, potrebbero veramente tirar fuori qualcosa di importante. Non lo so, io Tecno come vanno, come funzionano per queste cose, io non so voi che lavoro facciate, ma io non mi sbilancio nel dire che lo fanno, t'attaccano, te staccano, so solo che a me ha smesso di funzionare, quindi alcuni sicuramente lo faranno. 143 MB2K a stecca. Oggi facciamo il PC che è di un amico del Fiorentini che doveva prendere, era in lista per una 3070, ma al momento poi dell'arrivo ha detto niente, sto un po' impicciato con il dinero, visto sto periodo un po' buio un po' per tutti, ha detto quindi per ora ha preso questa l'ha presa online, ce l'ha portata una 1650 super e il resto del PC l'ha preso, quindi la scheda l'ha rimandata a gennaio. Che ne pensi a livello di potenza CPU Ryzen 5 e 6? Beh, penso che Dino, penso che comunque sia è giusto che abbiano fatto questa crescita, questa scalata, perché noi adesso paragoniamo il 5 e 6 e sia col 3 e 6 di AMD sia con la serie tipo il 10700K 10600K di Intel. Non ci dimentichiamo però che AMD è uscita con un processore nuovo quando Intel sta ancora con la decima generazione. Per paragonare di pari passo le nuove uscite bisognerà aspettare la serie 11 di Intel per tirare delle somme su come vanno. Ad oggi è normale vedere un 5 e 6 e dire ammazza va più del 10 e 7K, è normale, quello è normale. Ciao Aquila. Dire posso aumentare il servizio di antidisca di un crollo da 150 a 105? Secondo me no, Final, perché ti dico che se tu guardi sulle clausole loro ti dicono che la banda minima garantita sarà magari 80 mega, fino a che saranno sopra ti faranno finta le datte rette e poi ti chiuderanno la segnalazione dicendo per non ci stanno guasti, come hanno fatto con me con Fastweb. Grande il culto del cocco, grande Vincenzo, grande il culto del cocco, come stai? Ha recuperato un gap enorme, assolutamente d'accordo Mattia, ha recuperato veramente un gap enorme, ma questo si capiva che, vabbè, vuol dire che Kesil, vuol dire che comunque se seguiranno i nuovi AMD, e certo loro purtroppo non escono di pari passo, escono a scalini, quindi adesso c'è AMD, poi uscirà Intel, poi arriverà AMD, poi arriverà Intel, quindi questi 6 mesi di divario che c'è, per quei 6 mesi gode uno e l'altro, poi bisogna vedere chi insegue chi. Al momento AMD, vabbè, ma si era già visto con la serie, non te dico tanto con la 2000, ma con la 3000 che aveva recuperato tantissimo grazie comunque sia ai nuovi chipset.
grazie pure al processore e tutto quanto, ha fatto grandi, 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 grandi passi in avanti, passi da gigante. Se riescono a creare un ecosistema, come fanno in Apple, come fanno insomma, che mettendo insieme due componenti che sono studiati, progettati per lavorare insieme e tirano fuori una prestazione veramente importante, va da sé che riescono a recuperare anche il gap, perché se tu prendi la scheda singola, singola, la scheda 6800 XT singola, non va più di una 3080, raga, non va. Può andare su qualche titolo, un titoletto, ma pure adesso se prendi il processore di quel 3700X ti dicono che va più del 10.7K su alcuni titoli, ma su alcuni. Poi dipende a che risoluzione, dipende un sacco di fattori, su che scheda madre lo stai a testare, che scheda prendi dall'altra parte per fare la comparativa, un sacco di fattori. A me mi interessa il risultato finale, se le due schede riescono poi ad arrivare a più o meno eguagliarsi, come per quanto riguarda i processori, che alla fine vuoi non vuoi, per noi che ci giochiamo si equivalgono, chi possiede un 3007 non lamenta problemi come chi possiede 10007 non lamenta problemi, cioè giochi benissimo a tutto, stai in una favola. A me mi interessa quello, il risultato finale, un sacco dei fattori. Sì, ciao Mars. Sono più alti, all'inizio sono sempre più alti, Leonardo, quindi sì, i processori AMD sono più alti per via dello shortage, quello assolutamente sì, fino a che il mercato non si satura, c'è tanta richiesta, poca disponibilità, automaticamente si alzano i prezzi in generale, ne arrivano pochi pezzi in Italia, il distributore alza i prezzi, il negoziante comunque qualcosa ci deve guadagnare, quindi alza il prezzo, alla fine va da sé che viene più alto rispetto a quello consigliato, ma quello consigliato è sempre più basso. Cioè c'è gente che noi abbiamo chiamato per la 3070, mi ha detto io ho visto online a 5,50, l'ho vista online nel senso Nvidia consiglia la vendita a 5,50, poi se tu leggi 6,70, 6,90 ti sembra troppo, in realtà quello è il prezzo del mercato. Non è che tutti alzano i prezzi, è così, tu non puoi vendere un prodotto a 700 euro e guadagnarci 20 euro sopra, non c'ha senso, non è che lavoro per popolo, devi lavorare per pagare spese. Quindi di fatto non vuoi far gargarozzone, ma manco vuoi prendere una cosa a 100 e venderla a 101, non ci avrebbe senso, perché poi comunque non è che sto bene le fusaglie, che dici sai, le pago una e vendo a 1,10, guadagno 10 centesimi a sacchetto, vado sulla quantità. Non lo puoi fare, perché la quantità non c'è per poterlo fare. Senza contare che poi il sacchetto di fusaglie prendi e te ne vai, poi se soffraci questi cavoli, è una scheda video, se tu la prendi e te la porti via e dopo un anno e mezzo me ritorni, in garanzia sono dolori, ce li metti in sacco di soldi, per un negoziante deve dare la garanzia. Quindi di fatto è giusto che ci deve stare una cifra che vale la pena giustificare, cioè un guadagno che vale la pena giustificare il prezzo di vendita, il ricarico che uno ci fa, che vi devo dire però è molto basso, di circa si parla neanche del 10%, neanche del 10%, si parla di più o meno del 6-7% su un prodotto che costa tanto. Tu ci metti il 5% sopra, 6-7, neanche al 10 arrivi, 6-7% sopra e la vendi. Quindi è così. Draxwall, per fare un preventivo dovresti mandare una mail, ecco. Il 5.6X supera di poco, dipende dal titolo, Fabio, dipende dal titolo, a che scheda è associato, su che chipset lavora, dipende da un sacco di fattori. Sai, pensi che tra un anno quando usciranno queste nuove CPU di DDR5 sarà come dal passaggio di DDR3-4 dove costavano un botto e non andavano così meglio? All'inizio è come tutte le tecnologie un po' acerbe, si pagherà sicuramente tanto la nuova tecnologia e ci sarà un ricambio generazionale che poi mano a mano si andrà poi a saturare il mercato, tutti poi a forza dei passi PC nuovi cominceranno comunque a fare quello. Quindi a ricambiare tutto quanto, quando poi cominceranno a stare in giro i prezzi si abbassano, si ottimizzano, le RAM, la frequenza iniziale che ne so, sarà 5.000-6.000 di frequenza, poi andrà ancora di più a aumentare perché escono quelle a frequenza maggiore, quindi ci vuole un po' di tempo. Molti negozianti hanno annullato completamente l'offerta di Nvidia ha abbassato i prezzi ma non i negozianti, quello è vero, però Nvidia se non fa arrivare le schede, va da sé che tu non riesci né a lavorare sulla quantità, i distributori non ti abbassano il prezzo perché pare che gli è arrivato un lingotto d'oro in mano che te lo stanno a dare, quindi comunque te lo danno a un prezzo maggiore sapendo che te lo vuoi come fosse l'aria nello spazio, quindi lo paghi tanto al chilo, lo vendi comunque sia tanto al chilo perché è un prodotto veramente, è come le castagne, è come il tartufo, è una cosa che costa una cifra.
fino a che se Nvidia mettesse sul mercato 1000+ schede, i fornitori te cominciano a dare prezzi più scontati. Possono cominciare a fare offerte in base a quante ne acquisti. E tu lo puoi dare comunque. Almeno scarta le scale. E voi sto a parlare, sto intrattenendo, metti da sede. Falle le sedute psicologiche che ha spiegato la gente che la 3070 non c'era. Oh, se chiami General Butler, l'amica dei chiami Freud, eh. Dai, mamma Gesù. Mia. Ma non aspetta il caffè, me lo fa da solo. Io me lo ho fatto, no, io basta, ne ho presi due, ma ho fatto prendere una a pressione e presso all'altro. Ma perché a pressione? Perché me ne sono fatto uno quando sono arrivato, tu me ne hai fatto un altro dopo pranzo. Ah. E mi ha fatto te, ma ho detto ah, proprio sei fredda, fammi cioè, via. Ma il caffè da solo, ma veramente? È fatto da solo. Ma guarda tu che schifo. Sentite male. Sentite male. Poi comunque la difficoltà quando ti dicono ciao, c'ho un budget di 1500, mi fai un PC con la 3080? Lo so, lo sai come funziona. Caffè gioia, il caffè che non ti annoia. Stai a aprire la 3070, non ce l'ho la 3070, Marco, c'è una 1650 qua. La stella 1650 l'ho già usata io e rodata. Ah, era questa quella che hai montato, ok. Cosa ne pensi degli Only One per le video lezioni? Se costano 3 piotte vanno bene, perché so polmoni, però va bene uguale, è come se usi importati da 300 euro. Però vanno bene per fare video lezione. Ma se mi faccio un PC da voi e poi lo voglio aggiungere dopo qualche mese... Ah, e poi voglio aggiungere dopo qualche mese 16 giga di RAM, un HD60, esce dalla garanzia? Assolutamente no, io una volta che te l'ho il PC può fare come te pare. Poi se me lo porti e controllo che tu hai rotto qualche pezzo, non lo smontare in base alla garanzia, se no tu lo puoi aprire. Perché online dicono che con un budget 3.500 ti puoi fare un PC con sopra una 1080. Certo Filippo, però se tu prendi il prezzo della Founder da 7.20 e normale dici, beh, ma avanzano 800+ euro per fare questo PC, ce la fai. Il problema è che... è come dire Wonderland non esiste, non puoi. Ho chiesto un preventivo per un preventivo caffè gioia, il caffè che non annoia, ma non ce l'ho messo. Gli dici qualcosa? Allora amici, probabilità che mi arrivino entro venerdì prossimo 40%, probabilità settimana dopo 60%. Aspetta. Infine, non riesco a capire. Ste, ho cisto, quindi non ho capito se ho visto, chiesto oppure ho visto. Ho visto in preventivo un caffè gioia, il caffè che non annoia, ma non ce l'ha messo. Gli dici qualcosa? Che buona giardina, te la mano. Devo chiedere a quel Frank, al suo. Come darvi torto? Lo so, Filippo, purtroppo quello è il mondo online, quindi è un po' il mondo dei sogni, il Wonderland, e poi la dura e nuda realtà in Blade Runner. Ti faccio un esempio subito. Capisci? Pure Wish dice che tu con 10 euro puoi avere l'Apple Watch. Sì. Poi dopo sbatti il muso sulla triste realtà. Ma non lo fa bene adesso. No, non faccio niente, però io devo fare una chiamata a secco. Ah. Oggi sono dislessi, e vabbè, fa niente, c'è le dita dislessi. Su una 3080 e 9, 10, 8, 0, certo. Vabbè. Spiega un attimo per chi ha seguito al volo, per chi ha seguito la live di Twitch, Cavalli ha preso un telefono da 42 euro. Sentiamo questo della voce di questo iPhone 12. È vero Mario che la 3070 Founders 520, ma non si trova, non è in vendita tramite lo store di Nvidia. Quindi è un prezzo che te ce fanno solo crede. Eccolo. Pronto? Ma che era sto rumore? Che stai col telefono a 42 euro? Sì. Davvero? Come cazzo sei? No, sei in live. Siccome che ci stavamo chiedendo, volevamo un tuo parere dopo diversi giorni di utilizzo. È una merda. Non posso cambiare manco il sistema perché non è manco supportato. E quindi lo stai usando così com'è? Sì, che devo fare? Ma che ci riesci a fare con questo telefono? Niente, in pratica non gli ho collegato nulla, non gli ho messo il Play Store, non gli ho messo niente, ho scaricato tutte le app da con gli APK, quindi da APK Mirror, e non ho configurato niente, non ho configurato i contatti, non ho configurato le foto, non ho niente, sono entrato manco su Facebook, l'ho detto tutto. Vabbè, ma smetti di usarlo, tanto non si può usare. No, è una no, io non cedo su questa cosa, no, non cedo. Ma calco hai risposto, poi risenti la live, ha risposto, si dice, questo si è sentito. Com'è l'audio quality? No, l'audio ti dico è ottimo, forse il mio iPhone riesce a filtrare quello shit microfono in modo corretto. Sì. Che poi tra l'altro c'ha una vibrazione sconsiderata, quindi ti dico proprio, cioè ma ha cominciato a tremare la gamba. non c'ha il modo di settare il feedback della vibrazione. C'è una cosa positiva che dice ammazza, però c'ha questo, non me l'aspettavo. Che cosa? No, che ne so, una cosa dietro. Dicevo io,
No, guarda, perché poi manderò anche qualche foto su Discord. Sì, Si metti. può staccare il backplate, quindi Sì. per la batteria. E la batteria è tipo quelle dei Samsung, proprio il primo Galaxy S1, no? Ah, la Quelle puoi togliere. proprio. Certo che lo puoi togliere. C'è anche un video su YouTube che io mi sono opportunamente guardato di un tizio spagnolo che fa una semi-recensione sul Note 30 Plus. Quindi me lo sono guardato tutto e mi sono visto che cosa si può fare. E si può fare cazzo. Cioè, però io si può solo togliere questa backplate, sostituire la batteria. C'è una fasulla, quindi scoppia. Quindi bisogna Certo. veramente stare attenti su questa cosa, non c'è una export. E su questo seriamente bisogna stare attenti. Infatti io l'ho ricaricato solo con caricatori sotto ai 2 A, perché sennò ho paura che non regge il carico e quindi scoppi. Io direi riposiziona nella scatola e continua ad utilizzare il tuo vecchio Xiaomi o quello che cazzo è. No, tanto mo me lo faccio nuovo, quindi non anticipo nulla alla chat, anzi faremo un Oddio, no, post, non me, vedremo non me, anzi non se me li. la chat No, indovinerà che cosa no, sto per no, no. comprare. Mi stai entrando. Ma è Xiaomi o no? Non ti posso dire niente, Bravo, non di non ti niente. posso dire Siamo niente. sopra o sotto l'Oppofon? Ma lo lascio marchio, semmai Realme, che è il Vabbè. marchio quello insomma più shitty delle E cose. fu No, così però che siamo. Cavalli, dopo averlo provato, comprò un iPhone. Sì, ciao. Sì, auguri, 1.400 euro, io non gli do manco la RTX 3090. Vabbè, va Ecco, bene cavalli, c'era la cosa. ti lasciamo e ti mandiamo un abbraccio figurato. La Va chat si è bene, un ammazzata abbraccione a per tutti. ride. Dai, Ciao. bella Max. Ciao ragazzi, Ciao. ciao. Ciao, ciao. Beh, oh, bella recensione. Com'è il suo telefono? Una merda, Scattala per dirti, Max, che è una eh. Merda, merda. che non ha trovato manco una cosa positiva, vuol dire che Hai visto proprio fa quello che ho messo? schifo. Cioè, la cosa più positiva che hai visto, gli ho detto qual è la cosa che non ti aspettavi? Si può togliere la Si è fatto la batteria. batteria. Questa è stata la cosa più positiva. Mamma mia. Cavalli ha fatto il ride su Daze, No, non lo so. speriamo, se no tocca ammazzarlo su Daze. Senti, a me mi hanno chiesto. Mo, Vabbè. prima, mentre tu stavi di là, io stavo dicendo che qualcuno mi ha chiesto. Stavo Ma sì, esellando. lo so, no, non mi vedi quella teoria. Tanto passo di qua e comincio a montare. Vedi Puoi se faccio spiegare anche tutto. tu? Ma Lo non lo famo, vedi questo. Lo unboxiamo fa vedere dopo. dopo, certo. Mamma mia. Allora facciamo così, adesso facciamo il solito giochetto. Ragazzi, scrivete solo se volete l'unboxing di Qua. questo. Di questo smartwatch di Wish, se lo volete prima o dopo l'assemblaggio. Dopo. No, la prima, fammi vedere che dico. Scrivete solo prima o dopo. Qualche telefono buono si trova su Wish? Non credo. Dovremmo provare perché dovrei dare magari al cavalli un budget più alto. Però è difficile. Se gente continua a fare build Intel, sì. Dopo, prima, dopo, dopo, prima, dopo, prima. C'è una sostanziale parità. Anche un Mai. mai è giusto. C'è una sostanziale parità. CSK. Maggior parte dice prima. Motivo per cui noi lo faremo Dopo. dopo. No, dicevo, qualcuno mi ha chiesto, e qui bisogna che ci pensi te che sei più, cioè il lessico più expato. Mi ha detto, ma come mai ti sei diviso sul canale? Mi spieghi per favore, abbiamo parlato prima. Allora, stavo parlando mentre. Allora, raga, la questione è questa. Sarò co. Dopo, intanto io procedo col montaggio, ragazzi. Mo Pronto, arrivo, mo arrivo. Intanto il professore ti vuole fare più inizio. Che FPS? Beh, faccio? sicuramente sì, da 3-4G sì, Vince. Mamma mia, vai di prisma! No! Mamma mia! Ma comunque prima mi sono Ma sbagliato. tizio c'è L'ho davanti. bannato prima, però mi sono sbagliato, ho bannato pure Cucciardi. Perché slidata la No, chat e l'ho Cucciardi non lo seccato. puoi Lo so, bannare, ma spero che sia ragazzo. rientrato, non La lo so. questione è questa, perché bannare tizio su un solo canale quando puoi bannarlo su due? No, no, no. Amici, facciamo così, ti darò fino alla fine di questa live per pensarci e mi telefonerai, hai l'autorizzazione a telefonarmi alla fine di questa live per comunicarmi in privato la tua scelta Se la definitiva. accendiamo, eh? Vai per forza. Quindi mi ha aspettato una settimana evento le Airwool, ma non me l'aspetto Alla per fine, due. non aspetta per due. Lascia, ora doppia, lascia. Ok. Allora, stavo dicendo, la questione è Sì, no, questa. fa chiarezza, sennò la gente se pensa che io No, me vabbè, sto. mo siamo tanti, no. Allora, io in realtà già diversi mesi fa, adesso dai, partiamo con la storia dall'inizio, così almeno poi dopo, quando
quando qualcuno vi chiederà la spiegazione sulla questa cosa, voi potrete linkare il minuto esatto di questo video con la spiegazione completa. Allora, quando io e Stefano abbiamo riattivato il canale EasyFix, come saprete, dopo, sto parlando di tempo in memoria fa, cioè quando Davide se n'è andato, quindi quando io e Stefano abbiamo deciso riprendiamo insieme la cosa, la prima discussione è stata sul fatto della quantità di streaming da portare sul canale in base all'impegno personale. Perché questo? Perché io sapevo di, siccome già prima con Davide streamavo una o due volte a settimana, Stefano era meno assiduo, volevo chiarire subito questa cosa per dare più o meno un impegno comune al canale, che poi deve essere più o meno comune, però ovviamente non può essere troppo distante l'idea che si ha di un canale Twitch se sono due persone a farlo. Quindi, tolto il negozio, che comunque si fa lo streaming del negozio dal negozio su Twitch, lo facciamo in due, tutti gli altri streaming devono avere più o meno uno stesso quantitativo. Con Stefano siamo rimasti, streamiamo una o due volte a settimana a testa. Poi che succede? Col passare delle settimane io mi sono reso conto che per me era già complicato streamare una o due volte a settimana a testa, quindi mi sono attestato su una media di due volte a settimana con immenso sacrificio per il mio tempo personale. Invece Stefano, dal canto suo, da che era quello che in realtà prima, quando c'era Davide, streamava meno, si è reso conto che buttandosi su una cosa sua, in realtà lui il tempo che poteva dedicare era di più, anche maggiore a quello che stavo dedicando io. Quindi alla fine Stefano avrebbe possibilità di streamare di più. Questa cosa si è protratta nel tempo, al punto che Stefano, avendo rispetto a me un'impostazione diversa su questo, magari si è trovato più volte a dover dire, che ne so, faccio una mini maratona, faccio un giorno in più, faccio una cosa in più. Alla fine io gli ho sempre detto, Ste, ma io capisco che tu vorresti che io streamassi di più, però io più di così non posso. Quindi gli ho detto, per te è controproducente in realtà non aprirti un canale tuo. Lui inizialmente non voleva perché non aveva tempo, poi invece adesso, un po' con il lockdown, un po' con la sistemazione degli orari, si è reso conto che invece ha la possibilità di crearsi questo suo canale. Perché? Semplicemente perché io non ho la possibilità di aumentare il mio numero di streaming. Quindi io sono il primo a dire, cioè sono stato il primo a dirgli, Ste, se tu streami 4-5 volte a settimana, io ne streamo 2, non è giusto che abbiamo un canale tra virgolette a mezzo. O comunque è giusto fino a un certo punto, i contenuti extra è giusto che vengano fatti su un altro canale, fino a che li puoi fare. Motivo per cui finalmente, dopo un sacco di tempo, si è convinto a crearsi il suo piccolo corner. Poi non so come lo manderà avanti, quante volte si streamerà, che orari farà, questo non lo so, ma in realtà non lo sa manco lui. No. Però così è nata questa cosa, è nata ovviamente di comune accordo, non vedetelo come Stefano si sgancia dal canale, è come che Stefano, oltre a fare tutto quello che già fa, esatto, si crea una cosa bonus. L'esempio che ho fatto è come se io mi creo un secondo canale YouTube sulla nautica. Dice, ok, Stefano, che c'entra? Niente, è una cosa extra, la faccio per conto mio. Certo, sempre su YouTube o sempre su Twitch, come in questo caso. Però io semplicemente non l'ho fatto perché non c'ho tempo, o comunque c'ho difficoltà già a tirare fuori quel poco tempo che ci dedico. Esempio pratico, avete notato, se siete persone intelligenti, avrete notato che Stefano per esempio c'ha i streaming fissi e io in realtà c'ho i streaming che ogni volta vi devo avvisare quando li faccio, perché io al di fuori di qua c'ho una vita, c'ha pure Stefano, però no. La vita che noi facciamo in realtà è diversa, nel senso, la mia è per certi versi, siccome io vivo con mia moglie, c'ho impegni lavorativi diversi dai suoi, perché lui giustamente qua c'è lavoro, c'ha un orario, io col negozio non c'ho l'orario, tante volte lui lo sa, io mi fermo qua dentro fino alle 10 quando c'è da spingere, no? Assolutamente. Quindi io non posso avere il giorno fisso, perché esempio pratico, se io vi dico streamo tutti i mercoledì sera, poi magari c'è star giorno che ci ha scaricato avanti e che non mi posso fermare al negozio, il lavoro viene sempre prima, dopo sto in difficoltà con voi per lo streaming. Invece preferisco gestirmela in modo randomico in base ai miei impegni personali. Invece lui fa un tipo di vita rispetto a me più regolare, perché lui già non vive con la fidanzata, per esempio, quindi lui sa che quel giorno fa quello, quel giorno fa quello, quel giorno fa quello e quel giorno stream. È molto più semplice. Quindi questo è. Adesso se avete domande fatele, però capito? Penso di essere stato abbastanza esaustivo e chiaro. Ma non c'è manco da parlarne così tanto, però era per spiegare, nel senso, a chi non sa o chi si è meglio che lo spieghi bene, perché qui è meglio una parola di più che una di meno. Se no sembra, Stefano si è stato staccato e ha fatto il canale suo. Assolutamente. No, vedetela come che si è creato un altro canale figlio di EasyFix, che però lo manda avanti solo Stefano.
Esatto, è sempre lo stesso. E di certo non cambia quello che già facciamo. E ci saranno le stesse cose, cioè alla fine lui farà le stesse cose che faceva da casa, con gli stessi audio che avete là, li utilizzerete da qua, esatto. Eccetera, eccetera. Vedetela come che se prima avevate 5 streaming a settimana, adesso magari ce ne avrete 7, 8. Dipende o da sempre ora. 5 se lui c'ha tempo. Diciamo che è un po' come quando si è sganciato Twitch da YouTube. In realtà voi avete una cosa in più. Non esatto. Una cosa in meno. Esatto, non è una cosa che sostituisce l'altra, né è una cosa che va a calare o a sovrascrivere l'altra. È solo una cosa in più. Siccome la volevo fare una cosa in più, ho detto che faccio? Faccio il giardinaggio? No, vabbè, posso streamare a cazzeggio a luna di notte, o posso startare, sì, o starto. Ecco, fatto quello. Quindi, avete capito? Ma è legata, l'ho spiegato adesso. Cioè, già faccio fatica a streamare 2 volte a settimana tutti, ci fa aprire un altro canale. Calcola che se Fabio poteva fare più streaming pure lui, non c'era l'esigenza di aprire un ulteriore canale mio, perché diceva: fa, io non so che tempo da buttare. Quando sto a casa la sera, voglio fare 5 streaming a settimana. Se Fabio mi diceva: ah, io pure ho tempo da buttare, faccio pure io 5-6 a settimana. Certo, perché se non apri 2 canali, continuiamo a farlo tu stesso. Certo, anche perché su, diciamo che dividere, cioè l'unione fa la forza, come si dice, no? Verda, non è che ti fa domanda la sabba a chi adiamo di Pix o Stefano, a tutti e due. Beh, e comunque se devi scegliere che ce n'è una da naturalmente Easyfix, e questo è il main canale, quello è raccogli monnezza. Allora, come si chiama il canale? Potete scriverlo, Tizio, ti do questo onore, lo puoi scrivere. Ma Tizio l'hai bannato? No. L'ho bannato, sei sbannato. Sto bastardo riesce sempre a sbannarsi a distanza di tempo. Com'è possibile? Non passa il tempo e si sbanna. Allora, sì, vai. Posso sbirciare sto? E sbircia, ma senza farlo vedere. Questo glielo potremmo dare a cavalli. Mamma mia, questo lo famo contento. Filippo dice: gli faccio una domanda. Sul canale di Stefano vedremo come si vendono i cornetti sulla Tiburtina. Bravo Tizio, hai fatto il tuo. Mi ha scritto su WhatsApp: ah, mi sono dimenticato di dire che manco è 4G, o almeno sembra avere solo la banda 800 che è presente in un'antenna su 10. Complimenti. Manna io questo. Bella. Vai col fingerone adesso. È il momento. Pronto Easyfix? Pronto? Oh, il fingerone? Dove stanno questi fingeroni? Ah beh, giustamente c'è un po' di delay. Sono tanti, 313. Bene, sono contento che siamo tanti. Eccolo qua. Basta, basta, basta. Gli si scioglie la GPU. Ci basta. Vabbè, quindi abbiamo spiegato tutto, ho fatto parlare qui, ci abbiamo Gerard Orazio, perché è l'oratore Butler. No, infatti adesso ho detto, c'hai le domande, ne hanno fatte, quindi l'hanno vuol dire, fatte, vuol dire che ogni ne frega una mazza, hanno capito tutto. C'è la prova del DB, hanno messo quando va a fare. Vabbè, io appoggio il DB killer e quando esco volevo, qual è il problema? Perché parecchi, parecchi sono saldati, quindi se lo toglio o rompi, quindi rimettelo. Fabio, probabilmente manca la banda 20 al telefono. A quell'altro che parla, mi sa che lo cerca. Fabio, probable Mont Manca, la banda 20 al telefono. Stasera si stream alle 21 e 15. Certo, Riccardo dice giustamente, arriva Stefano e smerda tutto dicendo l'altro canale sarà raccoglio. Ma raga, io da come ho capito, quello che troverete là sarà da streamata dall'una all'una e 20 di notte per sistemare il green screen che non funziona. Facciamo una maratona di 3 ore su Fallout mentre neanche guardo la chat che la luce spenta non mandava da mettere il green screen. Sì, più o meno, diciamo che corrisponde alla realtà. Più o meno sarà così. Più o meno sì, poi cercherò di metterci qualcosa per dargli il senso, quello sì. Potrei fare magari un gioco, un titolo, se lo scelgo di portare, tipo che ne so, mi hanno dato, non mi ricordo chi mi ha dato l'idea, forse Benny mi ha detto: perché non fai Mafia, lo fai solo da un lato? Giustamente poi dovrò fare certo. una scelta. Se comincio a portare un titolo su un lato, lo devo portare sempre su quel lato, sennò divento scemo pure io tutti i giorni. Quindi ci sta 57XT con una 3060, quando si troverà? Comunque no, cioè non c'ha molto senso, cioè sì e no. Ora Stefano diventa famoso, mollerà il negozio. Sì, certo, perché sono scemo, merda, c'ho scritto Giocondo in fronte. Vabbè, il negozio alla fine Fabio farà. Ma che fai, si trova lavoro? Sì, come è pieno? Come no? Ce ne sa. Tu cosa? Sei un assemblatore mediocre. Mediocre, ma infatti è quella la difficoltà. Dicono, guarda, sei un assemblatore, sì, ma mediocre. E quindi diventa difficile poi trovare. Angela, purtroppo per fare preventivi per PC dovresti mandare una mail.
o se ti serve consiglio su una config Vai su su Telegram. Telegram. Su Telegram, ragazzi, spammate link Telegram. Forza. Allora, questo case DF600, giusto? Il distillatore va bene per AMD, Certo, c'è la doppia staffa, va bene, l'abbiamo montato pure spesso anche su. Guarda, amici, com'è silenzioso, quello starà pensando ormai apricci subito il ventore Prisma, con Certo. tizio che mi rompe le palle ogni Ho detto ogni 3x2, oppure 3x2. Bravo. resistere un'altra settimana per le ventole che mi piacciono. Ma Esattamente. mi Ciao, piacciono Max. veramente o è tizio che mi ha autoconvinto che mi piacciono? Perché c'è pure questo. Poi pure questo ti pensa, capito? È tosta, è tosta. Ok. Magari che senso ha fare un PC da, cioè, da 1000 euro con la 1650 Super, magari mettendo un altro case e distillatore diverso si riesce a fare qualcosa di meglio. Ma guarda, in No. realtà qui c'è da chiarire una cosa che non ho chiarito prima, non l'ho scritto neanche in descrizione. In effetti, in realtà questo PC non è un PC con la 1650 Super, questa scheda è provvisoria in attesa di una 3070. Quindi se ci fate caso, Infatti l'ho detto prima di. l'alimentatore, il case, il dissipatore, il processore è tutto pronto per avere poi una 3070. Ovviamente la 1650 è una scheda, diciamo, troppo bassa per questo tipo di configurazione, però tenete conto che è una scheda provvisoria. Non è giusto che l'hai detto perché dovevo specificarlo io, ma non l'ho specificato. Oddio, ecco, eccolo, eccolo, eccolo. Eccolo. Oh, posso usare contemporaneamente un HDMI della scheda video e quello della scheda madre per. No. Generalmente no, l'Hobbit. Devi usare tutte le uscite della scheda video. Quindi se la tua scheda video ha più di un'uscita, magari una è DisplayPort e una è un HDMI, devi usare un cavo che fa magari un adattatore DisplayPort HDMI. Perché se, generalmente quando si monta una scheda video all'interno del PC, le uscite video integrate che sono gestite dalla CPU, quindi della scheda madre, vengono No, disattivate. amici, le prisma che c'ho sono tutte sfuse, quindi non ti danno il controller. Ah, è vero, a te serve il controller. Ti serve il controller, amici, sì, Sì, ho detto DF600. generalmente, perché a volte funziona Però il fatto scusa, del doppio, lo puoi abilitare da il BIOS. Fantex non c'ha il controller integrato. Delle fan sì, ma non delle luci. Pazzo? Tizio, sì, ce ne stanno tre le cose per te al negozio. Ce ne stanno tre. Vietta a prendere, manda qualcuno. E come fai? È vero, non fai. Come famo? Ne possiamo mettere prima. Ma che fa? Le prisme sono ponticellabili, Ma tutte le altre cose che lui c'ha? Perché tu ponticelli, 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 poi ci stanno le Massimo, puoi prolunghe. ponticellare massimo 5 poi, eh. Se metti 6, una E poi no, dopo lui ne vuole finisce. 7. Più le prolunghe, 7, 8, 9, 10 Quale cose. prolunghe? Le prolunghe RGB ci hanno presa, no? E Bisogna fare la sono 3. prova, è brutta, bisogna metterci in controllo. Che mi hai dato qua? No, questa è la ventola inversa, no, no, questa è No, un'altra. ma che gliela metti? Perché no? Che devo mettere E c'è l'inverso? apposta. Ma perché fa? C'è la 1650 Super, Ma via. poi ci metterà la 3070. Fiorentini, la vuoi montata questa o Nella descrizione è scritto il case l'H500P mesh. Ho sbagliato io perché ho fatto copia e incolla da un'altra cosa. Fammi Vedi? vedere, modifichiamo subito. ADF600 Flux. Ho sbagliato case. Hai sbagliato case. Mamma mia, oh. Ho modificato tutto tranne Tranne il quello. case Antec DF600 Ah, io no. Guder. Ah, che Guder poi era il mitico. Quello che c'ha il Google. Che rispondeva alle domande su Google Answer e faceva i soldi per Sì. darli sulla super chat. Che ci ha dato questi 2 eurini. Grazie. E ci ha detto appunto Fabio, ovviamente manca la banda 20 al telefono, penso che si riferiva al telefono di Max, cioè allo Shittyphone. Ecco, io intanto sto scattando l'alimentatore. Le mascherine ce l'ha fatte una tipografia che dove noi ci abbiamo fatto fare le felpe queste del lavoro e tutto quanto. Avevamo fatto stampare quelle per il Tesla e ci ha fatto anche queste per il negozio. Devo dire che sono pure molto buone. La 2060 Google casa, può darsi che potessi trovare di meglio, quello viene dal tuo budget, però la 2060 di fatto, indipendentemente dal brand, è una buona scheda.
col VR ce la fai tranquillamente a farlo girare, poi dipende che cosa ci fai girare sopra, perché comunque sia, dipende che VR ci metti. Se ci metti, per dire, l'HTC Vive che ha due schermi 2K e metti una cosa a risoluzione comunque bella elevata, fai, potresti far fatica. Mettila quella lente, ok. Dopo Mattia, dopo l'assemblaggio, tanto a breve finirà questo assemblaggio, non è lunghissimo. Sto preparando l'alimentatore, me lo preparo da solo, ormai me lo fa tutto da solo. Quindi ho tutte le notizie, raga, che vedevo di, ve l'ho dette. Del canale ve l'ho detto, dalla linea internet ve l'ho detta. La gara di ieri, se non l'avete vista su Twitch, andatevela a vedere. Su Twitch ovviamente EasyVix Roma, ho fatto la gara di Atom per il campionato. Purtroppo c'è stato un piccolo intoppo con un altro pilota in pista a pochi giri dal termine, sono arrivato settimo. Stata una bella gara però, cioè avvincente, bella da vedere. Allora, questo. Poi questo. Oggi manchi i cavi mai scartato, eh? No, che non ci sono stato oggi. Mannaggia la miseria, tieni, scarta maschera, Vito, fa qualcosa di utile. Tanto questa già scartata adesso. Già prescartata. È prescartata. Ci sono dei clip, è vero. Sarà punito in sala mensa, chi? Beh, Benny, penso sì che verranno presi i provvedimenti per l'incidente di ieri, perché quel pilota non doveva stare in quel posto mentre passavo io. Ma solo perché passavo io. Certo. Poi se lui è il classico tipo che si è stato dall'altra parte, dice, oh, ho fatto il testa coda, mi è venuto addosso quello, hai visto? Mi hanno dato pure la penalità. Hai capito? Alessio dice che la scheda c'è il Covid, attenzione. Allora, se no c'è il Commander Pro, non so se è compatibile con i Prism. No, perché il Commander Pro è compatibile solo con se stesso. Con se stesso, perché purtroppo Corsair non... Corsair è razzista. Non c'ha, sì, perché non ha prese standard, ma c'ha quelle proprietarie, quindi di fatto... L'Antec questo torna disponibile verso fine mese, ce ne arriveranno 24 per la gioia di Stefano. Bello. Questo su Amazon abbiamo venduti uno sbaglio. Allora adesso, guarda, io che chiedo ad amici, ma sei sempre stato fissato con i LED? Sembra tipo quelle cose di psicanalisi. Sì, psicanalisi, capito? Ma che hai sempre avuto questo debole, eh? Questa cleptomania qui, eh? Questa LED mania? Questa LED mania? Allora amici, vediamo sta settimana com'è la situazione, dai. Mo' prova a riscrivergli, tanto quello già non mi risponde durante la settimana, figurati il fine settimana. Allora, non esistono i nuovi Ryzen. Che vuol dire? Forse che si trovano. In realtà a noi ce ne arrivano una ventina di pezzi settimana prossima. State preordinando, io non ho controllato l'email, eh. Io ve l'ho detto, dopo non mi dite, ah, ma ha fatto a tallà, eh? Non lo dite, eh? Ma fatta a tallà non si dice. Allora, qua ci siamo. Mo mi serve da vedere. Poi ti do una dritta ai app devices. Tu invece di prenderlo su Amazon, che tanto lo spedisco sempre io con le mie manine, tu lo shoppi sul sito, con 2,99 ti fai il 5% di sconto, così lo paghi meno di Amazon. Fingeronare. Se vi fingeronate, pagate il 5% in meno sul sito, cioè avete il codice sconto. Beh, se la mob ha il J Corsair, si può montare solo l'hub? No, quelle vecchie hanno l'attacco per il Corsair ormai, eh. Per il PC nuovo aspetterò l'uscita dell'undicesima generazione Intel e l'arrivo, si spera, delle 3080. Una lunga attesa, molto lunga. Beh, arriverà prima la 3080 che la serie 11 di Intel. Non lo so. Dai, su. Guarda che a breve, secondo me. No, serie 11 di Intel no, ancora no. Quindi noi, allora raga, i processori AMD, già ve lo dico, da qui a Natale, no, non serve che ogni volta, avete capito com'è il sistema? Non è che serve che ogni volta vi faccio un video per spiegarvi che dovete preordinare, no, avete capito? Fa un video. No, per ogni cosa, mo lo faccio per la serie 6000, per i Ryzen, per tutto. Gente c'è campa con questi tipo di video, eh? Secondo me esce grande Edu, se ne esce col fingerone di Dad, perché avevo già fingerone. Vabbè, giustamente, comunque, però. Va bene.
Ecco qua. Sul sito non c'è. Allora, il 59X Sebastian è l'unico che non mi arriva. Mi arriva al 58 e 59,50. Quindi o fai uno sforzetto o tiri un pochettino e rimi in barca. Beh, big sforzo, dai. 59 è l'unico che non sono riuscito a prendere, veramente. Ho trovato i 56, 5, pure il 57. C'ho 56, 58, 59 e 50. Ma 5-7 mi sa che ne hanno fatto. Mi sa di no. Mi pare, l'ho visto l'orientazione, mi pare che non c'era. O sbaglio, regà? Correggetemi se mi sbaglio, perché... Tipo mezz'ora che schivo. Ciao, dove va? Vedi, non esiste ad oggi. Luce. Ram, ecco, Leo. Che vedi? So che ci siamo monta veramente grande Sebastian che entra nei fingerunati di diritto. E andiamo. Bene, bene, tu va, tutto a posto, tu come stai? Io intanto qua procedo. No, è l'apricitrice, è il coso, è il pad del corriere, no? Che se spara i seriali dei pacchi che devono partire e gli fa il bip di conferma. Scheda video è che si deve montare in questo modo una 1650 Super in attesa della 3070 che si farà a gennaio. Ce l'ha proprio detto chiaramente, ho detto sto un po' short e quindi attenderò gennaio. Si tira avanti, per forza. Fare Star Mac, è vero Io sto visionatore a me piace molto, non montare diversi, si monta in maniera molto comoda, devo dire che si monta comoda, bello l'effetto, perché comunque c'è pure un bel effetto estetico. L'hanno tolto questo? Ah, perché arrivano quelli nuovi, quindi niente. Se ci stai a pensare, smetti di pensarci. Antica vidona. Allora, avvitiamo. Mettiamo così. Ecco qua. Mazza che droppa di persone, che è successo? Di 3-4 non siano compatibili? Sì, è possibile. Per quello esistono comunque sia le liste di RAM compatibili con diverse schede madri o processori. Anche se sono veramente poche ad oggi, eh. Non so perché hanno saltato la serie 4000, anche neanche io lo so il motivo. No, amici, perché noi devi sapere che siccome che io mi occupo degli acquisti, Sì, io non gioco questo. shoppo roba che non utilizzerei. E tu capisci che un controller ARGB è veramente una cosa che odio montare, odio vendere e sconsiglio di utilizzare. Quindi secondo te posso shoppare per venderli ai miei clienti? No, perché deve essere tutto perfettamente integrato senza controller. E non è previsto che tu possa mettere sette cose ARGB. Giusto. Cioè, 7 ventole ARGB più prolunghe, più strisce, più. Troppa roba, infatti. Comunque fare lezione su una poltrona Hercule è tutta un'altra storia. Te sdrai e non ti ribalti. Il prof non se ne accorge. Attenzione. Chi è che lo dice? Gio. Eh. Comunque c'è un problema, non mi entra la scatola della 3070 negli scaffali. Aia, questo è male, Devi allargare i scaffali. Ale. Cambia casa, Ale. A me è così fast cambiare casa, via. Servono mensole più grandi.
Abbiamo pensato che adesso se tu prendi, esci da casa tua, entri dentro la casa di un altro, fai occupazione e poi dici, entri e dici c'ho il Covid e te vanno manna via. Te vanno fare la quarantena. Devo stare lì che poi c'è gente che non lo E fa. qualcuno già l'avrà fatto. Ma quella che vuole, sta testando cosa? Se andava a schermo nero, ogni tanto ce va, ogni tanto no. Quello è un macello. Allora, qua, a parte gli scherzi, fate veramente bene. Applauso al CEO Aerocool Tizio. Al CEO di Aerocool Tizio. Giustamente lui è il CEO di Aerocool, sì, è vero. Questo qua. È bella inquadrata dall'alto, eh. Eccolo qua. Ma sta ventola dove si metteva? Talento aggiuntiva. Ma Sotto. sotto che soffia verso l'alto. Io questa qui l'avrei dovuto fare così, ma andiamo dietro la scheda video e non si vede. Questo qua così, così. Perfetto. Tu dici la ventola questa qui. Questa dovrebbe stare così. Così. No, E sì. perché manda verso l'alto? Ma l'avevamo recensito Sì, sto no, lo so che case. l'hanno recensita, però così manda verso C'è l'alto. sta tanto. Hai letto poi del fatto della La freccia? Te freccia, sì. lo sei visto? Capriccia al contrario. Sì, Sì, l'hai sì, detto. sì, sì. Ma calcola che Antec ha detto che lo fanno, l'hanno fatto presente questa cosa della freccia. Mo' vedrete. Sì, C'è arrivo un cacacazzi storico che poi è bellissimo quel pezzo che dico, vabbè, ma chi è qua? Io. chi io? A un certo Ah, punto io sì. dico, vabbè, ma chi è che guarda queste stronzate? Io. Io! Ah! È vero, è vero. Ma questa va messa qua, allora. Mi servono. Ok, le viti ce l'ho. No, Sebastian, 5-9, non lo so. Non ce n'ho idea, perché purtroppo in tempi di crisi non lo so. Attenzione, questo forse è il Cavalli che mi ha risposto. No. Ecco qua. Beh, se un giorno Antec non ti risponderà più, sei il motivo. Qui a nord dove devi acchiappare lo show sul sito vendi sdoppiatori da 1 da 6K, quindi me lo stai a nascondere. No, è vero, ce l'abbiamo lo sdoppiatore. Però se poi lo vai a usare c'è il rischio che non ti sia. Dovremmo fare la prova in realtà. E quello è il problema. Perché se li attacchi tutte e sei c'è il rischio che una di quelle sei cose attaccate flickera, cioè fa meno Mi luce. sono perso Ferramenti. Rispondi a Ferramenti, ma niente, copia e incolla perché si possono collegare le prese ARGB al controller e le ventole direttamente al case. Ma quale Sì. Sì, controller, si potrebbe fare. Ferramenti? Su questo dici? No, no, in generale. Le ventole hanno una presa che è 4 pin, la puoi mettere a un controller quello che ti pare, o comunque direttamente alla scheda madre con No, sdoppiatori. Umberto, per la valutazione dell'usato ci devi fare un'email dicendo quello che hai. Noi ti facciamo una prima valutazione che poi confermiamo quando ci porti i pezzi in negozio. Però lo facciamo prima che un'email perché tanto se tu pensi che con una cosa ci fai 200 e noi ti offriamo 20 è inutile che vieni in negozio. Te lo diciamo per esperienza perché. No, Stefan, è un esperimento. Che cosa? Ok. Ci sono delle RAM Crucial sul sito. Perché non avevamo RAM di una frequenza decente senza LED e quindi. Sì, su questo per gestire le velocità, dice. Perché? Cioè tu una volta che c'è tutto sulla scheda madre fai fare tutta la scheda madre, che senso c'ha? Mamma mia, Tizio, comunque Tizio è l'ufficio italiano di Addata e Aerocool. Potresti tu ti vedrai bene, Tizio, altro che sicurezza, tu presso un distributore. Sì, è vero. Sì, tipo che quando chiedono, aspetta, ti passo l'esperto Sì, di. sì. Il Aspetta, e ti parlo ti passo il PM di PM Aerocool. di Aragona. Mamma Ciao, mia Mike. santa!
Immagini poi, ciao, sono Patrizio, come posso esserti utile? Ma Patrizio. Sì, guarda, allora, guarda, stiamo mandando una newsletter con delle e poi nuovissime. questo, se poco poco entrasse a lavorare lì, ti chiamerebbe tutti i giorni per cercare di vendere qualcosa. No, poi lui è uno di quelli che dopo girerebbe con gli adesivi Airwool La sulla sua macchina che macchina, viene con la Polo con sì. scritto È Airwool, uno che ci vede con i tanto. cataloghi, fa salve, sono il PM di Airwool. Bam! Sì, capito? E tu fai mamma mia queste palle, oh. Sconosciuto poi, eh? Allora. Mamma mia, oh. Certo, ovviamente. Occhiale Airwool, polsino Airwool, No, cover per portachiave Airwool. cellulare Cover Airwool, stampata da lui perché stampata da poi. lui, certo, col nome pure personalizzato, pensa quanto ci crede. Mannaggia la miseria. Guarda, lei è stato pure preciso, ci ha rimesso pure il cover, Mazza, oh. pure i tappi. Vabbè, la differenza tra uno che ci tiene. Rispondimi sopra, fate, dice Ma Alessio. se voi dite solo stronzate, io poi tendo ad ignorarvi. Come te sta a trovare la forma? Mi sto trovando paura. Guarda quello che c'avevo prima, è solo più veloce e fa meglio le foto. Quindi, tecnicamente, Vabbè, come dice Stefano, 1300 euro ci potremmo stare. Mannaggia la miseria. quindi per il 5S6X lo prendo sul sito a 299. Ma dove? Se la trovo a 299, dimmelo, li compro pure io a 299. Dimmi dov'è. Seguo poco Gamer Nexus, Stefano, onestamente. Tatuaggio, giustamente, bene, c'è anche la tatuaggio sulla chiappa destra Aerocool. Pure, sì, è vero. Confermo, confermo. Già ce l'ha quello in realtà. Già se l'è fatto. Oddio, Fiorentina, non è più Stefano, hai collegato tutto alla presa RGB della Mobo? Questo perché lui non lo può fare, allora per i suoi amici lui lo deve far fare, lui non lo può fare, Senti. questa cosa proprio lo vedi che lo Bello, devasta. io purtroppo mi dispiace annichilirti così, però questa mob ha due Fattene presta una, lei. e l'ho usate tutte e due in realtà. Quindi figurati. No, IAP, fermati. Allora, io ho detto il DF600 in particolare, se lo prendi sul nostro sito rispetto ad Amazon lo paghi di meno, è un consiglio. Poi se lo vuoi comprare da Amazon, compralo da Amazon, tanto siamo sempre noi che lo spediamo. Poi lo sconto che voi avete del 5% è per tutta la merce disponibile, non vale per i pre-order. Questo vuol dire che se voi siete fingeronati, andate sul sito, vedete un case che vi piace, una cosa che vi piace, la mettete nel carrello, ci avete lo sconto del 5%. Se il case è disponibile, non vuol dire che se c'avete la 3080 la preordinata, poi ci avete uno sconto di 60 euro, perché non è così. Ma reggo più da stamattina, mamma. Allora, hai visto quel matto che è entrato stamattina con l'un bicicletta? Ora era un matto scocciato, eh. Io stavo a raccontare a Stefano, mi ha detto lui ha fatto di peggio ieri. E ricordi che sono stato scortese con lui ieri. Ci è rimasto male, Stefano è sempre molto preciso. Quando gli dici il collega tuo mi ha trattato male, lì e proprio non ci vede più. No, lì dice, senti, lì stai di una Stai cavolata. dichiarando il falso. Bravo, lì è troppo, l'hai spudorato, vero? Attenzione, arriva il Civita che non è fingeronato. Ci dai nel C'è un fingerlato. errore nel verso della pentola montata alla base del case oppure no? Non mi torna il flusso. Civita, devi studiare perché un ingegnere amico tuo si è inventato un sistema. Si è inventato, ha girato una pala. Sì, Poi però non ci ha dice che si è pensato inventato. nessuno. Vatti a vedere Luca la recensione del DF600 di Antec, l'abbiamo fatta noi, ci ha spiegato questo fatto della ventola, visto che a te interessa. Oh, te devo dire una cosa dopo, Ste. Chi è? E Fiorentino. dimmi sta cosa. Che se può dire? No. Ma che c'è, mi segreti e non lo so. Da quando siamo i segreti e non lo so, scusa, eh? Ma non capisco dove la tira. Luca, ti ho detto c'è il video, perché non lo vai a vedere? Lì c'è spiegato, te lo spiega Stefano come funziona. Si Quindi chiama aspiraventola, è allora. per tutti, se te lo sa spiegare Stefano, lo possono capire tutti, anche lui. Si chiama aspiraventola. Non ci crede davvero che si chiama aspiraventola. È una ventola che tu No, non sai che. è l'inizio. Raga, questa ventola è fatta per tirare l'aria dal vano dell'alimentatore all'interno del case. Siccome che la ventola per fare questo lavoro, siccome che voi ben sapete che l'aria va sempre verso le stecche, poi le stecche da vedere sono brutte, quindi Antec che ha fatto, ha messo le stecche al contrario e ha rigirato la ventola. Questo
Facendo questo, che si ottiene? Che l'aria in questo caso va verso le pale e le stecche non si vedono. È una piccola miglioria estetica. Ma gente dirà, ma che stecche ti faceva la griglia protettiva? Tu mi Ma direi, sta chi ci strozzato mette solo le te, l'hai mani? detto. Chi ci mette le mani? Lo vedete anche nel video di Kerner, come sta dicendo. Oh, non è che me lo invento. Si vede che non mi guardate che s'abbraccia, è vero, Luca adesso. Ah, ok, adesso ho capito. Ho capito. Ah, ok, vedi, mo gli torna, mo tu, per lui rientra tutto nella normalità. Ora mi è più chiaro. Ecco, meno male, siamo tutti sollevati da sta cosa adesso. No, no, è che Luca giustamente lui quando non capisce. Macello, no, c'è il rischio segno spec se compra un libro, quindi Luca, io devi dobbiamo spiegare. sempre fare poi quella live, quella un po' tecnica. Hai studiato? E messaggi su diventa al contrario già c'era. Buon per loro, Nello. Oh, ma io c'ho da fa, mica posso stare a guardarmi Niente, che ora ne mi si so. offende subito. Passa le giornate su Twitch a guardare. No, lui deve fare calcoli, render, si sa Sì. di che, però fa Le calcoli, render, simulazioni. simulazioni, si sa di che, però deve fare render. Allora, tu sei venuto stamattina a piatto e pacco, ne hai dato un altro. Cos'è cazzo Poi io si dico, compra no, tutti Luca sti se fa pacchi? arrivare i pacchi Amazon, se li fa arrivare qua, perché lui dice non sto mai a casa. Ma in realtà lui sta sempre a casa, esce solo per venire qua. Però se fa venire i pacchi qua, così lui c'ha Così c'è la per scusa per sci. uscire, perché se lui non Certo. venisse a prendere i pacchi qua, neanche Anche uscirebbe. uscirebbe, capito? Allora. Spettacolare. Giustamente, dicevo. Poi Luca, lo usi il referral? Lo usate il referral? Spero sia in grado. Non è più controllata le cagate che comprano col codice Oh, ho referral? dato farsi speranza. Mo' io scrivo adesso ai Nico. E scrivo su Skype. Skype. E Nico. Inigo! Hola, hombre! Ecco qua, eccolo qua! Ci siamo, ragazzi! È fatto! È L'ultimo fatto? accesso 2 ore fa, quello già staccato. Comunque ci ho Ciao! scritto. Qua in Spagna mo c'è sta lockdown. Sei pronto per l'accensione? Sempre uso Revera, mi siete fatti il Porsche. Sì, come no. Ok. Che poi lui è forte, la mano a te la foto del casco, del giacchetto, del Sì. paraschiena, gli ho fatto mangiare la moto, vabbè, mo va la Mo piava scusa, patente, ma cazzo, le sei comprato il giacchetto, il casco, il paraschiena? cioè, a me si è fatta la sella in cercavallo. Giù, Venco. Velcro. Allora, sono pronto, posso accendere? Mi piace, stai bello pulito. Beh, c'è un cazzo dentro. Ma oh, quando faccio pulito il lavoro, niente, c'è caso. C'è quello di... Fossero tutti commerciali da Cucciardi? Meglio di no, fidate. Grande Cucciardone, Cucciardone, prima ti ho bannato per sbaglio, penso che si è capito, no? Mamma mia, le! Tiè, tiè sti spicci! Perché non girano le pale del pulse? Come girano i pali del Puzzi? O pensi te, stanno a gira che non vedi? Ah, queste! Ma questo penso che è una questione di tempo. È connesso. Senti, la pompa come spinge. No, ha fatto mezzo giro. Deve iniziare a girare, mo un attimino, raga. Dategli il tempo. Dai, e gira su, faccia Dai, è sta grazia. partita. Ma mi ha girato talmente piano che ignevavo. C'è una bolla d'aria, aspetta. Oddio, guarda degli RGB. Stefano ci ha messo le mani nel PC mio, hai rotto la scommessa. No, ma ha messo delle fascette, cazzo, amici.
non ho rotto nessuna scommessa, però ho dovuto un attimino, cioè ho ottimizzato un po' i cavi perché stavano tutti in mezzo così. Comunque, ora faccio vedere the front. Perché risponde poi è occupante. 3, 2, 1, ceretta, ceretta, ceretta. Eccola qua. Il DF600 Flux. Ma Intanto non potete comprare perché è finito. bello, eh? Tiè. Mamma mia, tocca lavorare. Sarà più bello quando gli sarà la 3070. Beh, quello è ovvio. Allora, È normale, Cristiano, quella lì si va in base alla. capisci, no? T'ho detto, guarda che se non te lo mettevo io non ce la facevi, eh. Tu mi devi dare a te, io mica dico, non è che creerò falso Per allarme. tutti ho una foto da farvi vedere e questa è importante. Ce l'ho? Spero di sì. Cazzo. Ma che ce l'ho? Oh, se una foto, questa era motivo di discussione storica. Eccola! Allora, ragazzi, è uscito sul nuovo decreto le zone colorate, zone eccetera eccetera. Mettimi zoom tavolo, per favore. E qui questi ci hanno ascoltato sulla zona, hanno creato la zona arancina e la zona arancino. Questo è un post dei commenti memorabili. Quando ho visto ho detto, vabbè, questa è nostra. Allora, arancino, arancino, dietro la Ma Sicilia. chi è Polline e Karash in che zona stanno? Divisa a metà. E il Carascione sta. Il Carascione mi pare che sta a sinistra. A sinistra. Io vorrei sapere la linea dove c'è. Se io mi sto muovendo in Sicilia in macchina, no? Passo tra Sì. tutti i baretti e friggitorie, dov'è che smetto di trovare scritto arancino e mi cominciano a scrivere arancina? Cioè la linea effettiva dov'è? Non lo so, penso che quando capirai che tu la passi, perché c'è un'arancina, senti due, pam pam, arriva qui arancino, già è cambiata la zona. Ti devi subito limitare. Io sto a destra, vedi? Io arancino, Pollina arancina. Quindi siete divisi, insomma. Ma poi Arancino. manco c'è, strano che si perda una discussione del genere. È vero, infatti, direi qua. La live la rimanete sul canale. Sei del sud, vero? I app devices? No, non è Arancino, offensivo, era una domanda. app device, arancino, arancino, no, per capire. Comunque sì, rimane registrata sul canale e la troverai da quando chiudiamo la live, rimane come tutte le altre live. Comunque arancina, ma c'è una forte divisione lì. Io sto dalla parte della salsiccia di cavallo. Beh, lui è un'altra cosa. A palè arancina, stop. Io sono in zona gialla. Mi sa che la schermata, la last test si è bloccata. Boh. No, perché? Ma c'è il guder, giusto? Mi seguo da Napoli. Grande app device. Allora, non è Ders. È meglio la sfugliatella. Sono d'accordo con te, app device. Camperei solo di quella, la salsiccia Di cavallo Roma, Raducù. Dentro è meglio. Noi siamo di Roma. l'accordo di poco, ma siamo di Roma. Le rustelle, che sono le Mo, rustelle? Mo' troppo. tirano fuori roba da magnà, a me Radu, secondo me, ci segue dalla Romania. Dal ne fa. Da che lo deduci, dal cognome? nome. Dal nome, secondo me è così. Pizza, ananas e bacon, Tata, bravo. fatta.
meglio le fiche pugliesi, e non è una cosa, diciamo, per chi pensa alle femmine, ma sono proprio i fichi, però vengono chiamati al femminile in Puglia. La rosticini, mamma, rosticini fra, Famo mamma così, mia. sentivo se male, mi scrivete, dovete scrivere Già solo ti ho il nome fatto, del per favore. piatto che vi mangereste adesso. La prima cosa che vi viene in mente è buona da mangiare e premete invio. Vediamo, così mi sento male. Io polpetta al sugo. Adesso così? No, Sì, mo me dai. Oppure fettine panate adesso fredde. io ti direi delle coppiette, se me le dai me le mangiamo. Buone coppiette. Così perché è pomeriggio, ci può stare, però che siamo pure mezza biretta, ma se No, qui. biretta. Lo so, appunto, stavo a lavorare, però per dire, adesso mi dici che te mangeresti, ti vengo qua e ti traslo a casa, questo. Vero. Vediamo loro invece. Carbonara, carbonara, costoletta milanese, sfincione, ricotta e nduja. Buona magari cotta nduja d'armandraghe. Carbonara, supplì, fiori di zucca fritti, bruschetta col sugo, No, Sicilea, però sono rumeno. arrosticini, Vedi? arrosticini, spaghetti alla formiana, pesce. Come sarà la formiana, Benny? Vedi che Radu dice no, Sicilia, però sono rumeno. Grande Radu, grande! Polpettone con panna al forno, adesso. Gnummarelle, torcinelli, vabbè, pane con la mirza. Pacche della genovese, carbonara grigia. Farrate, che non so che sia. Pane Eseladas, pane e Nutella. e Nutella. Niente, sto bene così. Però mi aspettavo Aliscio. roba più. Aliscio me lo sfoggia, che ne so, panino col salame buono, capito? Panino col salame è buono. È buono, La canescece e pancetta. Fabio e Stefano, forse non mi avete letto, ma fareste un video sulle RGB su come si montano in dettaglio, visto che ce ne sono di... L'abbiamo fatto in realtà, Eugenio. Abbiamo spiegato la differenza tra ARGB Sì, e ebbene, sul RGB. montaggio in effetti non Ah, l'abbiamo attacco fatto. su reset o con telecomando. È una cosa che dovremmo fare, però adesso ci porta via tempo. Noi ultimamente quando dobbiamo registrare un video diventa un Raga, ve lo film. dico invece, ve lo preannuncio. Domenica parte una nuova serie. Che poi su quel video, io mentre lo montavo, mi sono ammazzato da ridere, perché a un certo punto sapevamo che sarebbe andata per le lunghe, no? E a un certo punto io ti dico, se qua ci vorranno 3-4 mesi e tu dici, oh, cominceremo i pantaloni lunghi e finiremo un calzoncino. Allora io per ridere e scherzare dico, raga, oggi è, e dico la data. E tu dire, da un certo punto dici, sì, ma di pure l'anno, sembrava fatta apposta invece, Invece è e invece è servito. servito. Porco Giuda. Spaghetti mi costa bella, bravo Ciccio. Quindi domenica uscirà il primo video Sì, domenica alle 13, di per ben 5 domeniche vi accompagnerà. È una serie che avevamo iniziato a registrare, Che poi manca tanto l'ultima puntata, quindi manca c'è ancora pure il l'ultima rischio. puntata, che rischio che poi l'ultima va famosa come tutte quelle delle serie che abbiamo fatto. Sfrionzola. Cos'è la sfrionzola? Se no fa, mettiamo 5 ventole prisma e via. Se il problema sono le 7 ventole a cascata, oppure mi spedisci il PC e le Hercule me le monto quando arrivano. Pure questo potrebbe essere un'alternativa, eh? Se vuoi quelle per accontentare tutti e avere subito il PC. Benny, poi sa, vabbè, la maniera mandragata. Bravo, Cioè, Benny. quando viene ti faccio mangiare la salsiccia. E dai, Ciccio. E beh, namo. Gocce di vino, pezzo di Mi dici come pagnotta. so se fettuccina formiana? A formia come fate Palino con la mortazza pinna pinna. là? Ray Tracing su console, che ne pensiamo, no? Sognatori non No, perdi tempo. sognatori non perdi tempo. Le tesi su console diranno che c'è, quando in realtà secondo Non me c'è. non ci sarà. Vabbè, è un po' come il cellulare del cavallo, ti dico che è 4G, ma È poi non come lo è. Ti 4K scrivo sulle che è full console, HD, ma dai. poi non lo è. Mamma mia, la matriciana adesso, quelle proprio fatte buone però, eh. A quanto dovrei vendere la mia 2060 Gaming Z da 6 GB? Non super, quindi 2060, Una eh? questione di vita o di morte. È la 2060, secondo me oggi, parere mio personale, non vale più di 160-170. La 2060 non super usata. Pronto si fixa? 1080 si comporta bene, crudi gamer, però certo non fai 144 su tutto. Ti chiudo in cantina una bo però a botte da 600 litri me la porto. Bene. Pure quella stai 1080 Ti Trio, la puoi vendere secondo me sui 250 la vendi secondo me. Pure 300 se ci riesci, ma 300 già è difficile. La gricia buona, bene, la fanno veramente. E paste gricia, amatriciana, carbonara, cacio e pepe, ricotta nduja alla mandragara si mangiano Ma veramente da Dio. fisicamente ce l'ha? Perché si deve, purtroppo vedi che non riesce a catturare bene lo schermo, perché si deve riadattare, che lo schermo su cui acquisiamo è 4K. Ammiro la vostra onestà.
Che sì, Trainer, sì, purtroppo per forza. va, è Non riesco così. Cioè, perché. pensiamo che comunque sia, se verrà sfruttato, riuscirà a migliorare un po' la grafica dei giochi, ma chi sarà in grado di dire chi lo sta utilizzando, cosa lo sta Scusa, utilizzando e cosa tu no? se tu Questo è cerchi in quello che basso a diciamo. sinistra, cerchi la. Scrivi fotocamera, c'è cioè un'app che si chiama Il fotocamera. problema non è tanto garanzia o altro, Beppe, è proprio come si colloca a livello prestazionale nel mercato ad oggi, considerando le usate e le nuove che stanno più o meno tutte là. Cioè, se io a 300 euro riesco a prendere, per dire, una 2070 Super, o una 2060 Super, che già è troppo 300 euro per quella, la tua, per quanto può essere recente, nuova, scatolata, garanzia, è sempre una 2060. Quindi faccio la traduzione in prestazione e ti dico: senti, posso prendere di più, magari con 50 euro, per quello poi riesci. Purtroppo se svalutano tanto le schede grafiche, ma tanto tanto. E vabbè, qui poi ci saranno la scarica tutte quante. Sì, vabbè, ma nuove, tu non devi guardare il nuovo su Amazon a 370, la 2060, è che se cerchi la 2080 Ti su Amazon la trovi a 1300, ma capisci da te che nessuno se la compra. Capito? Come le 2070 Super o le 2080, se tu la cerchi la trovi a 800 euro in vendita su Amazon, la 2080 Super, ma chi se la compra? È vero che le altre non ci stanno, ma nessuno comprerebbe una scheda del genere. Sì, vabbè, va bene Marco, sì. Allora, quindi è per quello che dico il prezzo che vedi lì, non te devi dire, vabbè, questo faccio più o meno, levo qualcosa, capito? Uno mi ha offerto a 280, se ti ha offerto 280, dagliela. Guarda che 2,80 è un bel prezzo, eh. Considera che c'è gente che a 4,50 riesce a prendere una 2080 Super e alcuni addirittura a 500 una 2080 Ti ho saputo che hanno preso, quindi sono schede che costano molto di più, vanno molto di più. Troppo quando fai il cambio devi cercare di vendere. Oh, grande Armando, mitico Armandone, ben arrivato. Ben arrivato. Vedi, considera una 2070 Super usata, la vendi a 400 e deve andare bene. Lo so, ma è così, Beppe. Quando cambi, se passi, cioè quando cambi, tu ricerca di capitalizzare il più possibile con la tua scheda. L'alternativa è non venderla e tenerla fino a quando per te andrà bene. In quel caso aspetterai pure che la tua arriverà end of life, la consumi tutta quando non varrà più niente o quando vale talmente poco che non c'ha senso di venderla, te ne compri una da zero, però hai risparmiato nel corso del tempo. Che scheda posso montare su Ryzen 5 36, qualsiasi scheda tu voglia. Una 3080 te la sconsiglio perché poi non la riesci a sfruttare appieno, ma per dire una 3070 ce la puoi pure mettere. Ma quando assemblerò il PC tra poco anch'io vedrò le scritte spezzate. Che vuol dire quando assemblerò il PC? No. Ma voi tu lo vedi così, ma io lo vedo bene sullo schermo mio. È la scheda di acquisizione che ve lo fa vedere così, raga. Sì, questo è un modo di pensare oscuro guardiano che spesso dà ragione a chi Sì, se lo lo mette in installa poi atto. vediamo quando ce l'ha pronto, così Bucatino è guanciale, se no non è facciamo amatriciana. Pure addosso. che la mezza manica amatriciana è buona. Per me è un prezzo onesto per vendere una 1080 Ti, che è una 1080 Ti comunque va più o meno come una 2070, perché però c'ha 11 giga di RAM sopra, ancora spinge parecchio. Per me è tra le 2-300 euro in quella fascia di prezzo. Mi conviene venderla al 1060? Dipende, Beppe. Se c'hai il monitor Full HD, ti dico di no. Se c'hai il monitor 2K e vuoi giocare agli ultimi titoli AAA a dettagli alti e fare a 144 frame per secondo, la devi cambiare per forza, se no non li fai. Ma allora che devo fare? Mi devo tenere la 2080? Se non hai necessità di mettere una scheda più potente, secondo me vai avanti così, tirala avanti. Tanto o la vendi adesso, o la vendi fra 3 mesi, più o meno. Beh, il Full HD devi cambiarlo, fino a che non lo cambi non c'è senso che cambi scheda video. Meglio una 3080 o una 6800 XT per uno schermo 4K 144, ho venduto la 2080 Ti prima che svalutasse ancora di più. E in realtà la 6800 XT se l'accoppia a un processore Ryzen 5000 di ultima generazione, se no secondo me la 3080 per il discorso ray tracing, DLSS e comunque sia ottimizzazione dei driver sui vari giochi conviene più quella. Secondo me rimane quella superiore. Sa che cavo HDMI bisogna collegare per il 144 e deve essere HDMI 2.0. Il problema è a che cosa lo colleghi? Perché il problema è che non è che solo il cavo che puoi mandare il monitor a 144. Il monitor è la stessa cosa, deve avere l'HDMI 2.0.
tre monitor a 2K, che ce li fa? Scusa, cioè, se ce li devi giocare monitor esteso, non ti basta una 30, cioè praticamente con una 3090 fai fatica. La foto da, mo dopo ma la vedi? Beh, assolutamente, Emanuele, Noctua tutta la vita. Se non ti interessano le luci, Noctua è la miglior marca che ti posso consigliare. Con una 2060, una 2060 in 10.4F si arriva a 244 frame per secondo tutti. No, non ci arrivi a 244 frame per secondo in tutti i giochi. Assolutamente no. In Full HD dipende dal titolo. Puoi andare su con gli FPS, ma a 2.40 forse ci arrivi su qualche titolo. A dettagli medi, secondo Pronto, si fissa. me. Tu dici che tre monitor 144. Allora, se metti Full HD, sì, se li metti in maniera estesa, tutti e tre, in 2K, tu c'hai una risoluzione elevatissima, cioè tipo 5000 e passa per, cioè una risoluzione veramente altissima, con una 3090 faresti fatica, cioè non è che fai fatica, cioè giri, però se ti metti tutta stecca, secondo me su alcuni titoli potresti far fatica, cioè se metti a dire un assetto corsa lo fai, se metti in F1 lo fai. Se non ci devi streamare in contemporanea lo fai, però comunque sia, secondo me, a una risoluzione così elevata fai fatica. Non capisco che gli mette tre monitor 2K, cioè che sta a fare un simulatore di guida? Che sennò a quel punto ti conviene prendere un monitor 35 21 noni curvo e te lo metti davanti, magari prendi in 2K o 4K e metti una 3080. Buono, buono, 63 al massimo, buono. 3660 super può andare bene su. Sì, come no, va bene, se giochi in Full HD va benissimo un gioco sì. Certo, mi dà 2K surround con 2080. 38. Sai, te devo raccontare il monitor mio. Praticamente ho contattato Amazon Protect perché avevo la garanzia aggiuntiva. Mi ridanno 5,22 e mi fanno tenere il monitor. Ma scusa, che monitor hai preso? Scusa. Allora mi dà ma a me sto monitor se te l'hanno regalato. Te do una piotta. O metto come secondo monitor. Simulatore di volo. Ah, ok, simulatore di volo. E non ti conviene prendere, scusa, il 49, a sto punto il 49 quello della Samsung, quello curvo, almeno c'è il monitor solo, non c'è le barre in mezzo, non lo devi sincronizzare perché poi il monitor quando li metti ti sposti da un monitor all'altro, ti connette tre cavi, cioè ti conviene prendere il 49 curvo 21 noni esteso? Allora, secondo me, Santos, il problema sono i 244 frame per secondo, perché Fortnite non è leggerissimo, cioè League of Legends sì, Rainbow Six non li fa i 244 frame per secondo, Valorant è uguale, più o meno, cioè io magari ti dico che magari ne fai 170, 180, poi se tu abbassi i dettagli dei Fortnite, dei Rainbow, dei Valorant, che League of Legends manco lo considero perché manco ti serve fare i 244 frame per secondo perché non è uno shooter, quindi comunque non è che devi sparare, ti sta lì, ti rimuovi velocemente, giochi sostanzialmente su un tavolo 2D, quindi de fatto chi se ne frega quanti ne fai. Per quanto riguarda gli altri titoli, se metti dettagli medi, medi bassi, poi dipende dai giochi come sono ottimizzati, chi più, chi meno. Potresti fare dai 144 in su, però non ti posso dire con certezza quanto poi ne riesci a fare. E poi se voglio cambiare gioco, se sballa diventa brutto. Perché se sballa diventa brutto? Ah, ho già l'amico mio che pressa. Sti cazzi da amico tuo. Stavo pensando al buon tizio. No? No? Ah, Marco, E mo vabbè che vabbè, però quello è un monitor che vale soldi, cazzo. E poi comunque tizio non lo potrebbe utilizzare. 2K165, Camillo 80 Ti, non lo può utilizzare. Tizio, hai rotto i coglioni. Basta. No, 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 gli stiamo a regalare il Kraken, gli stiamo a regalare la scheda video, quello te lo pago io, me lo prendo io. Mi serve, magari devo fare un secondo PC da streaming, me lo zotto io. Poi lo metto all'asta. Ma che ci dovete fare con 200 FPS? Avete gli occhi bionici? Dai zitto tizio, ti banno tizio, non ti faccio ribattere qua. Quella mediamente sta intorno Vabbè, raga, mo come torna Fabio, siamo pronti per vedere. Aspetta, fammi fa così, va. No, sì, fammi fa così, va. Mo siamo pronti, dobbiamo vedere questo, eh. Mi fai bannare ho 15 account.
Allora, raga, Ami, te lo dico. Mi raccomando, Smart bracelet. Poi ultimamente te stare ma contro Marco, quindi io non sarei così propenso a dargli quel monitor. A parte che Tizio c'ha, scusami, Tizio c'ha un monitor 25 pollici Full HD 2, no, Full HD 240 240 Hz, che manco lo sfrutto quasi con qua a 1660. Poi ci mette a 1080 Ti e lo sfrutterà. Quell'altro monitor è proprio uno spreco. Dai che ce devo fare il terzo monitor post streaming, su, dai, su, te do 80, te do una piotta, dai, ci sto a rimettere, dai. Dai, su, dai. Vabbè, manca a Mi fare così. sta andando a fuoco Ma lui non lo questo. può utilizzare, lascia fare, mi serve il terzo monitor. Allora, sei pronto per questo bracelet? Allora, ma per questo la giornata No, che puoi bytes. aggiornare, ormai là è Non mi andata. aggiorno Dai, sono le adesso. 5:20, famo dopo, tanto quello sono abituato a vederlo. Vai, vai. Con 580 euro che scarico mi prendo, approssimando per l'eccesso a 600, dovresti avere una 3070, ma te ce vanno circa 700. Cerco una scheda madre Asus P6 TSE, mamma mia, qua non la trovi, Red Mauris. A me, a volte dici, ma pure sta cosa abbiamo creato. Sì, per Chrome sì, Mamma mia. per Edge sì. Ciao Lucius! Lo devo aprire per forza, Edge. Scaricarmi, però. Cioè, rendi conto che Guarda che roba, un guarda amici che. ha scritto ad Amazon Protect per problemi con il suo monitor Asus, gli hanno rimborsato 520 euro e gli hanno lasciato il monitor. Ma lui lo vorrebbe regalare un'altra volta a Tizio. No, no, mi avete scassato la minchia, E ha detto, basta. senti, da una piotta muovo io sto monitor, faccio il monitor proprio streaming supplementare. E Marco dice, io regalo, Alessio dice, io regalo solo per fatto infarto. Siete pronti con il coso? Allora, esteticamente l'ho visto, sembra il mio Apple Tizio sarà tipo bello e dannato, cioè quando riceverà tutti questi regali verrà allontanato dal canale a Carci, dirà sì, ho guadagnato tanto però ho perso tutto. Devi capire, cioè Watch. Ti ho è venduto la tua anima al diavolo. venduta la mia già. Allora, questo ragazzi è quanto abbiamo pagato sto coso? 10 euro. 10 euro saranno più validi o meno validi rispetto a quelli spesi Già che per non c'è solo il cinturino. il drone. Vai, sei pronto? 3, 2, 1. Yeee! Mamma mia, Oh! questo quando io vado a cavalli si sente male. Mamma mia, Cattizio gli potremmo regalare questo. È No, il leggero, monitor. Guarda che bel cinturino poi, oh! Col clippettino qua, borchiato, molto rock. Guarda che roba, tiè! Fai così, bello, sembra una copia eh? Ma guarda, io devo posso dire che dell'iPhone. già pensavo che o non c'era il cinturino o non c'era un orologio. E che sono rubato? Vabbè, comunque 10 euro, spedito. Ma ce l'ha Apple Pay, me l'ho fatto vedere oggi? Non lo so se ce l'ha questo. Comunque. KF e l'F è che il K c'ha il moltiplicatore sbloccato. Comunque peserà penso 3 grammi sto coso. Per me è di plastica, sono tipo Per quelli me dentro non c'è giocattolo. niente. No, dai, sono tipo quelli giocattolo. Non è Come fa a possibile. avere a 10 euro un display? Non è possibile, raga. Ma si accende? Come si accende? Secondo me si accende. Ma è finto. Ma per me è proprio finto, cioè è solo per far scena, per far. No, ma questo lo dico io che è. Questo tu te lo metti qua e fai vedere come se c'è l'Apple Watch, ma non ce l'hai. Perché avevo sentito sta cosa che andava di moda comprare quelli finti. Chi mi aveva detto sta cosa? Ti Ma che sta a dire? Fammi vedere che mi giuro. hanno venduto qua. Ti giuro che questo qua secondo me è totalmente finto. Serve solo. Sì, serve scenico. C'è Non gente. c'è manco il caricabatterie dentro. C'è gente che ci va in palestra per far. Se fa ste cose, se mette quelli finti e fa vedere che ce l'ha. Eh no, c'è il No, ce l'ha. caricabatterie. Sto cavolo. Ce l'ha. No, Mi sembra che c'è pure il finto il caricabatterie. aspetta. Beh, già se sta accende è già qualcosa. No, ma ce l'ha perché c'hai i contatti. Come ce l'ha? Ah, ce l'ha qua sopra. Quindi questo tu lo metti a molletta così. Vabbè, non è che c'è poi la ricarica wireless. Così. E lo devi attaccare. Dai che molletta. Quanto durerà questa? 2 giorni. Fai così. Eccolo qua. Scusa, questa è Allora, no, lo sta non bere. aggiornando il BIOS, col cavolo c'è attacco sto coso.
Devo aspettare. Guarda il tracking, 11,93 è costato. Il tracking dice in consegna e poi ti dice no, dovete vedere. Non si vede, aspetta. No, così. Investimento adeguato, guarda. In consegna il 6 novembre, il 6 novembre, investimento. Ma che vuol dire investimento Investimento adeguato? adeguato, te lo dice lui, il 6 novembre. È un investimento. Investimento adeguato, guarda, mica ti costa un sacco. È investimento È adeguato. buono quindi, è un Sì, investimento questo. è adeguato. Vince, che processore si vende? In che senso? Ah, più potente e fare più FPS. E prende in 3,6. 3,7. Ma a 20 ti prendi una Mi Band? Sì, ma questa era una prova che andava fatta, raga. Come finisce l'aggiornamento del BIOS, attacca, quanto ha finito? Sta al Ah, cioè 98%. tu gli vuoi attaccare quella merda le cose sul cellulare con le cose dei Fiorentini? Sì, che me frega. Ecco, ha finito. Che ha quella build, dice che è terminata con quei giochi, ma io non credo, tranne che su LOL ovviamente. Non te lo so di santo, se pare metti tutto al minimo, sì. Vediamo un po' se sta scendendo e come, si vede sta cosa. Ma non attaccare un PC da 1.000 euro una merda. Oh, eccola, fa lo schermo di sto smartwatch, fa più FPS di quello di quel cellulare dell'altro giorno. Il cavo della batteria era. Ma come si accende, vedi? Cioè questo si spegne e basta. No, ti dice che sta in carica. Ho capito, ma devo trovare il modo di farlo accendere sta cosa. Dovevamo caricarlo prima, Non ci è che avevo c'è pensato. butta i virus cinesi. Però è touch feel qua, eh. Come fa con 11 euro a essere? Guarda, se io tengo premuto, ferma, forse lo sto accendendo. Scusa, eh. Mo cazzo, non c'ho il mio Apple Watch, sennò. Vibra pure! Ogni scoperta. Cazzo, 10 euro Dove qualsiasi cosa. sta cavalli, cazzo? Qualsiasi cosa, 10 euro. Ma che si è spento o si è acceso? Aspetta. 10 euro qualsiasi cosa fa, è come il drone a 24 euro. Cioè, vola! Vola! Si Adesso è qua. Come se accende! stai ai casi di Andy, che cosa? Sarà tutto il gesto. Ma Cioè, perché. No, è la prima istruzione. Cioè, le istruzioni sono. Cioè, touch area, solo quella sotto. Beh, che volevi? Che pure il display era touch, mo sì, bravo, Allora, premi leggermente per cambiare il discorso. Bracelet, long press to select confirm. Quindi, se io faccio così. Niente. ma dai, acceso. Si era acceso, ma. Adesso è riscaricato. E lascia un attimo in carica, no? Un po'. Oh, però è qui sta. Ah, perché scarico. Mi dice che sta in carica. No, non ci abbiamo più serie 2000 ferme in negozio. È scarico. Lo lascio un attimo caricare. Sì, veramente sì. Se esplode potresti vedere il fingerone. E vabbè, tanto c'è un altri 9. No, più che altro l'hai attaccato al PC del Fiorentino. E chi se ne frega. Se 60 super è meglio Ma questo. scusa, ma Meglio. non si accende mentre sta in Sì, carica? sta acceso. Tocca un attimo la rotella. Piano. Ti dice che sta in carica. Però prima ha fatto lo schermo. E dicevo, se esplode. 6,62 con 7,4. Ce lo potresti mettere. Su alcuni titoli che usano più CPU, ti vorrebbe fare un po' le colle di bottiglia. Mazza, non è Forse leggero però. pesa niente. Proprio leggero, vuoto. E quello pensavo era di plastica finto. Poi c'è un display. Cioè, ha un display. Quindi, tre monitor full HD con la 2060 non andranno mai lisci. Su desktop, sì, Beppe. Se metti in simulatore, che risoluzione puoi mettere? Se lo metti esteso. Tu fagli fare una 2060 una risoluzione che è superiore al 4K. Quanto te pensi che su Fire Simulator, quanti te pensi che FPS puoi fare? Mi mette tutto al minimo per farne almeno 40. Comunque, per chi diceva la cosa del Wish, guarda che si sono evoluti tantissimo perché sono passati da così a così. Tu adesso quando arrivi firmi, quindi loro vedono che ti è arrivato, non gli puoi più dire non mi è arrivato, roba del genere. E ho provato a fare il reso per telefono, ho detto fammi vedere che succede se io chiedo il reso per telefono. Dopo 2 giorni ti risponde un omino e ti dice, ho detto regà, c'ha questo, in realtà non ce l'ha. Lui mi fa ok, allora mi devi fare un video, vogliono le foto, vogliono.
il coso dimostrativo e poi ti diranno me lo rimandi. Mi pare, pare tanto cosa quel sito che ho provato a AliExpress. fare reso de... no, quello lì Girata, che no. No, quello che mi ha fatto comprare Max il telefono. Come si chiamava? Che era quello cinese? No, quello lì che... Abbiamo ricordato. No, Marco, non sei stato bannato da nessuno, i tuoi commenti li vedo. Dai, un minimo giusto per accenderlo, perché Ma è acceso già. no, perché tu tocchi e ti dice quando sta in carica, se resta in carica, punto. Se tu lo tocchi adesso appena appena, tieni premuto, vibra e si accende, Così mi stavo spento. ecco, li accendi, se invece metto il modulo centrale in simulatore, No, forse scarico dobbiamo caricare. non c'ha senso, beh, perché giocheresti su un monitor solo, cioè lo puoi fare, altri due a che ti servono a sto punto? Vedete, scarico a morte e non gliela fa. Questo dobbiamo caricarlo. Lo devo lasciare in carica, ragazzi, lo devo far vedere la prossima volta. Comunque, Martedì. a vederlo, mi darei una lira. Poi magari si riesce a usare. Ciao Francesco. Niente, a sto punto sono le 5 e E mezza. niente, Ci sarà. rimarrà il dubbio dell'orologio. Raga, martedì su Twitch lo facciamo vedere. Sì. E quindi ci vediamo. Vediamo un bel Andiamo, proviamo a frontale. cambiare. Vai. Allora, aspetta che ci spostiamo, ci entro pure io. Prossimi appuntamenti. Stasera, Stasera. 9 e quarto su Twitch. Days con i follower. Ovviamente schiavizziamo Tizio e ce lo portiamo a Trojoschi. Questo è ottimo. Insieme col Carascione, col BMW del 96. Basta, Poi. per il resto, domenica esce il video, il primo video, non ve lo perdete, di una serie vecchissima che ho iniziato a registrare un sacco di tempo fa, Mi quindi... raccomando, i commenti, siate cattivi, lo Serie dico, cattiva Vi dico, il e video è talmente vecchio che la puntata è stata registrata su quel terribile. Che stavamo tavolino. ancora di là, pensa quanto è vecchio. E poi niente ragazzi, poi fine settimana non so se ci saranno live o live extra sul canale quello mio, no, questo non ve lo so dire perché come al solito non voglio darvi false speranze né darvi cose che poi dopo mi vincolano. Io vediamo, comunque sia vi aggiorno su Discord. E noi ce Poi sicuro ne ci vediamo lunedì sera con Stefano su andiamo su Twitch, Twitch, martedì alle 2 su su Twitch Twitch con sta merda di coso, e via dicendo, eccetera. e via dicendo. Martedì sera vescitteria e bla bla bla. E c'è Va bene ragazzi, ciao a tutti, grazie per essere stati con noi, un abbraccio e Tiro di niente, coda. titoli di coda, ciao Ciao. ciao!